Buongiorno a tutti, innanzitutto un benvenuto dalla Università Federico II, dal Rettore Manfredi, benvenuto anche in particolare ai nostri ospiti, uno gioca in casa, il professor Calise, che è uno dei diciamo nostri docenti tra i più prestigiosi, legato oltre che alla sua attività di docente di storia politica a Federica, a questa impresa che lo vede quotidianamente operativo all'interno dell'Ateneo, ed è un campo su cui l'università, insomma, veramente investirà molto. Lo dico a Mauro anche per dargli conforto nei momenti di maggiore difficoltà. E poi abbiamo due ospiti importanti come Marco da Milano e Nando Pagnoncelli, che sono protagonisti di questa giornata organizzata dal Sabato delle Idee, che questa volta vede la partecipazione dell'Ordine dei giornalisti. È una consuetudine del Sabato delle Idee questa interazione con l'Ordine dei giornalisti, e quindi voglio ringraziare Ottavio Lucarelli di questa sua presenza e della presenza di tanti giornalisti oggi in questa sala. Sono convinto che sarà una giornata di proficuo lavoro. Faccio solo un riferimento, ma veramente veloce, al tema tre scenari per la crisi. La storia della parola crisi è singolare perché crisi è il momento della valutazione, il momento dell'analisi. Ecco, perché poi questa parola acquista un significato, deteriore? Crisi come implosione di una realtà, perché evidentemente se o l'analisi è mal fatta o l'analisi è uno stallo, una pausa da cui non si esce, allora si rischia appunto di entrare in un momento di crisi, appunto, che è il termine con cui oggi questa parola viene identificata dal comune lettore e da chi usa questa parola. Quindi veramente credo che sarà una riflessione importante, cui ci auguriamo tutti poi che seguano delle soluzioni, che seguano delle azioni pubbliche concrete, e su questo scenario lavoreranno i nostri tre esperti. Vi ringrazio molto. E a questo punto do la parola a Ottavio Lucarelli, sì, presidente dell'Ordine dei giornalisti. Sì, grazie al professore Di Vio, attraverso lui, grazie a Federico II che da tre anni ci sta dando una mano enorme, oggi come in altre occasioni ci ospita questo splendido complesso, quindi grazie a lui, al Rettore Manfredi, a tutti i professori della Federico II che stanno collaborando a questo nostro piano di formazione. E grazie a Marco Salvatore, perché ormai anche con il Sabato delle Idee ormai c'è un rapporto consolidato che va avanti, con tutta una serie di incontri lo scorso anno sulla geopolitica, che hanno prodotto anche poi la pubblicazione appunto del libro Questo in che mondo viviamo, che avete visto distribuito all'ingresso, e andiamo avanti. Oggi naturalmente ringrazio Mauro Calise e Marco da Milano e Nando Pagnoncelli. Marco da Milano, che anche lui ormai è un amico della Campania, ha già partecipato ad altri incontri
di formazione qui da noi, questo per dire insomma quanti amici, professori universitari, giornalisti, professionisti ci stanno dando una mano. Noi in realtà siamo ancora in questa fase in cui abbiamo finito il primo triennio, lo dico perché anche oggi all'ingresso alcuni mi hanno chiesto ancora qualche informazione tecnica. Abbiamo finito il primo triennio, quindi molti colleghi che li hanno già raccolti di pasta crediti hanno cominciato il secondo. Però fino al 31 marzo c'è ancora tempo per invece perché è in ritardo per recuperare. Quindi siamo in questa fase in cui chi non ha completato il primo triennio, quindi o con i corsi frontali, che avete visto che a marzo ce ne sono tantissimi, o con i corsi online può arrivare ai 60 crediti. Intanto abbiamo cominciato comunque il secondo triennio e abbiamo cominciato anche a mandare gli accrediti, quindi per chi ha partecipato ai corsi di gennaio ha già ricevuto a casa sul computer l'email e tutto con il certificato firmato dall'ormai ex presidente, perché si è dimesso il presidente nazionale Jacopino. Avevamo fatto questa novità, i certificati di quest'anno c'era la firma del presidente, adesso entro un paio di settimane leggeranno il nuovo presidente nazionale. Nel frattempo noi andiamo avanti, i corsi sono tanti, sono in tutta la regione, sono la mattina, sono il pomeriggio, sono corsi di qualità, e oggi, fino alla dimostrazione dell'incontro di oggi, è la grande partecipazione che c'è. Dimostra che stiamo continuando, cercando di accelerare. Noi nel secondo triennio, questo posso dire, copriremo anche alcuni settori, altre richieste nel campo, non so, della cultura, del cinema, dello spettacolo, altre cose che magari nel primo triennio non erano state molto molto approfondite, quindi il panorama di formazione sarà ancora più intenso. Voglio ringraziare tutti voi per la vostra presenza. Naturalmente è ovvio, e già l'ha fatto Arturo De Vivo, il ringraziamento all'Ordine dei giornalisti, al suo presidente e al Consiglio Direttivo con il quale andiamo avanti già da alcuni anni, avendo a mio avviso dei risultati molto confortanti. Un particolare ringraziamento però va a Mauro Calisi. Mauro Calisi ha suggerito, ha proposto, ha ideato e realizzato l'incontro di oggi, avendo anche cura di portarci dei relatori così famosi, ma anche che sicuramente ci daranno una parola su questo momento che viviamo. È un momento particolare dell'Italia, un momento particolare, io direi, del mondo intero, ma l'Italia secondo me in questi ultimi anni è sicuramente peggiorato, io direi, dalla fine del bipolarismo, la vittoria del 2013 del Movimento 5 Stelle, e quindi è un momento in cui a mio avviso sia il centrodestra che il centrosinistra va cercando un nuovo leader, però a mio avviso avrei piacere che oggi venisse dai relatori qualche smentita. Io non vedo veramente una personalità in grado, né nel centrodestra né nel centrosinistra, almeno al mio, che possa prendere effettivamente questa leadership e portarci avanti. Ma diciamo, non per fare il solito ottimismo, noi naturalmente siamo a Napoli, quindi dobbiamo guardare un occhio al nostro Mezzogiorno e alla Campania in particolare, e che vediamo? Che in questo momento, per motivi vari, forse anche a sorpresa, gli Stati Uniti e gran parte dell'Europa sono usciti fuori dalla crisi economica e sociale, e l'Italia, come al solito, ha un doppio a velocità, l'Italia del Nord che va avanti, un'Italia del Sud che mi avviso arranca come al solito, o forse più del solito. Io volevo chiedere a Mauro Calisi, a cui do subito la parola, che lui nelle conclusioni di questo incontro di stamattina potesse, anche attraverso presidi specifici ai relatori, darci una risposta. Io mi avviso in questi ultimi 20 anni l'Italia del Sud è sempre più marginale in quelle che sono le scelte, le possibilità e la costruzione di una ripresa effettiva per il nostro centro-sud. C'è una possibilità che in questi prossimi anni riusciamo a recuperare? Qual è la strada e qual è la direttiva che voi illustri relatori potete suggerirci a noi e soprattutto alla presenza di così tanti giornalisti, avere un'idea di come è il modo per superare effettivamente questa marginalità che l'Italia del Mezzogiorno sempre più avverte. Grazie Mauro, e a te grazie ancora veramente il cuore, e a te la moderazione, Ottavio naturalmente come presidente potrà intervenire quando vuole, e a te tutto la moderazione, grazie. Ma grazie a voi per essere qua, grazie a Marco per averci dato una mano nell'organizzazione, Lucarelli,
tanti giornalisti e anche a tanti cittadini che, come dire, ci fanno compagnia, e grazie soprattutto a questo luogo meraviglioso in cui ogni volta io un po' mi commuovo, perché la bellezza è commovente, e che secondo me poi è forse l'unica risposta. Io non so se oggi avremo anche il modo di arrivare, diciamo così, a tracciare qualche prospettiva per il Mezzogiorno, che resta il tema dei temi, diciamo così, la domanda di tutte le domande. Però ogni volta che poi mi capita di mettere piede in posti come questi, in generale, insomma, di ritrovare questo patrimonio straordinario che è la nostra cultura e la nostra storia, io torno ad essere ottimista, insomma. Però questo è un discorso che magari prenderemo in coda o in qualche modo, perché questo incontro di oggi è stato impostato insieme a Marco con un taglio un pochino diverso. Ho detto: ma non facciamo, come dire, no, l'ennesima tavola rotonda, ci capita un po' tutti noi di farle. Marco adesso ha staccato praticamente per queste 2 ore e mezza, in realtà era in diretta Rai alle 8 e ce n'ha un'altra alle 13, diciamo così, che è solo la seconda della giornata, perché lui è venuto sia per la passione per Napoli, l'amicizia che ci lega, ma anche perché così l'ebbrezza di parlare, diciamo così, per 2 ore in un posto che non è virtuale, diciamo così. Però queste sono, come si dice, insomma, le controindicazioni della notorietà. E poi Nando invece è venuto qui e per la prima volta, io non credo che lo mostrerà perché è gelosissimo da questo punto di vista, però abbiamo conosciuto il cartello numero 1. No, perché esiste un cartello numero 1, si chiama Giovanna, e adesso facciamo un applauso perché in realtà è, come si dice, il cartello nascosto, quello che poi, come si dice, dietro il grande uomo c'è una grande donna, o viceversa, perché adesso spesso succede il contrario, dietro il grande donna magari c'è pure un grande uomo, spesso no. Quindi no, la formula è un po' diversa. Io, non a caso, abbiamo scelto questo titolo, 3 scenari per la crisi, perché non è che ci mettiamo d'accordo intorno a questo tavolo, sono tutti amici, la vediamo abbastanza nello stesso modo, però insomma abbiamo dei tagli metodologici diversi, facciamo 3 mestieri diversi. Io insegno scienza politica, come più o meno sapete, quindi faccio finta di fare lo scienziato. E Marco è oggi uno dei giornalisti più ascoltati, giustamente, nel paese. Nando Pagnoncelli è uno, forse sicuramente, diciamo, io direi più autorevole, ma insomma anche per la sua presenza sulla scena internazionale, fra i cosiddetti poster che di questi tempi magari non godono, perché lui mi diceva giustamente, quando poi li azzecchiamo al decimale i risultati, come è successo per esempio in Olanda, nessuno ce lo riconosce, poi appena sbagliamo qualcosa, perché in realtà poi non dovrebbe essere questo il mestiere del sondaggista, come vedremo, ci racconterà invece dal di dentro il farsi e disfarsi, diciamo, dell'Italia in questa transizione. Tra l'altro colgo l'occasione per dirlo, che insomma molti di voi lo sanno già, visto che è stata tirata in ballo Federica, che in realtà non è una nostra mascotte, una nostra, diciamo, ma appunto è una piattaforma virtuale che produce MOOC, corsi, diciamo, e-learning di avanguardia, di altissima qualità. Siamo orgogliosi di avere su Federica anche un corso su sondocrazia di Nando Pagnoncelli, un corso bellissimo che credo stia per ripartire a breve in una nuova edizione, il corso che Nando tiene in Cattolica, ma che ha rifatto, ricostruito per noi in multimediale. Sono corsi veri, corsi tosti, quindi quelli che vogliono capire bene come funziona all'interno il mondo dei sondaggi vanno su Federica, l'accesso è ovviamente assolutamente gratuito, il corso di sondocrazia è veramente molto bello. Lo dico perché la scelta stamattina è di andare, come dire, in parallelo, cioè ci saranno 3 relazioni, come si faceva una volta, e come credo che in questo caso questa platea così attenta e così qualificata meriti. Quindi noi, in un ordine che credo potrebbe essere quello di far cominciare Nando, che ci dà un po' di dati duri. Poi io, che come al solito, come si dice, vi ripeto alcune convinzioni, magari cercando di motivarle meglio, e poi Marco, che è quello meglio informato su che cosa veramente sta succedendo a Roma, poi alla fine ci dirà: vabbè, insomma, andiamocene a casa, oppure chi lo sa, c'è qualche
speranza. Quindi se i miei amici sono d'accordo, io procederei così in quest'ordine. Quindi la parola a Nanno Pagnoncelli, grazie ancora per essere qui con noi. Grazie, grazie Mauro. Un ringraziamento sentito, non formale, al professor Salvatore per questo invito e ovviamente a Mauro Calise, a cui mi lega un rapporto di amicizia ormai da tanti anni. Io come di consueto vi mostrerò dei cartelli, non il numero uno perché è già stato svelato appunto da Mauro, ma mi premeva, mi faceva piacere ricostruire un po' con voi la storia politica degli ultimi 4 anni. E quindi partendo dall'elezione del 2013, sia pure per flash, sia pure per grandi numeri, giusto per condividere diciamo, alcune riflessioni che ci portano allo scenario presente, per cui concluderò dicendovi quali sono i risultati dei sondaggi di questa settimana che si sta concludendo, per mostrare appunto uno scenario che è uno scenario davvero estremamente fluido. Io avrei bisogno di un telecomando che grazie. E probabilmente mi scuserete se mi metto in quello, così posso vedere anch'io le slide che proietto, altrimenti l'età non mi consente di memorizzarle tutte. Allora. Fantastico, allora con il microfono è molto meglio. Allora, partirei, diciamo, di che cosa parliamo? Questo luogo è davvero splendido, però c'è problema di luce, spero che si veda, ma comunque dirò a voce alcuni dati, quelli più significativi. 4 fotografie vi volevo fare. Allora, una, il passo indietro classico, quindi ricostruiamo un pochino la situazione che è uscita dal paese nel 2013, con l'elezione del 2013 e poi 2014. Poi ripercorriamo cosa è successo il 4 dicembre, e nelle settimane e nei mesi precedenti, visto che è stata una campagna, come dire, dalla volata lunga, inaugurata proprio all'inizio del 2016 dal Presidente del Consiglio di allora, appunto Matteo Renzi, che lanciò di fatto il guanto di sfida, no, rispetto a questa scadenza molto importante. Poi vediamo lo scenario politico rapidamente, prima della scissione del PD e la situazione attuale. Allora, partiamo dal dato del 2013. Io credo che noi abbiamo sottovalutato, che sia stato lungamente sottovalutato lo scenario che è uscito dalle elezioni del 2013, che è uno scenario tripolare. Però prima di parlarvi dello scenario tripolare vi voglio riassumere alcuni fatti importanti e per certi versi inediti che hanno caratterizzato le elezioni del 2013. E cioè si è trattato delle elezioni che, lo vedete in questo grafico, hanno presentato il tasso di volatilità, che è un'espressione nobile per dire il cambiamento di voto, il tradimento del partito abituale, più elevato della storia della Repubblica Italiana. Quindi vuol dire che il 39% degli italiani hanno cambiato voto rispetto alle elezioni precedenti. È il più alto tasso di volatilità della storia della Repubblica Italiana. Ma per darvi un'idea dell'ampiezza di questa dimensione, se facciamo un confronto con 279 elezioni che si sono tenute in Europa tra il 45 e il 2013, questo tasso di volatilità si colloca al terzo posto. Vedrete, le due elezioni che precedono sono due elezioni particolarmente traumatiche, la rielezione appunto della Grecia nel 2012 e poi quella che porta alla vittoria di Felipe González in Spagna nel 1982. Dopo di noi c'è ancora l'Italia del 94, Berlusconi, Forza Italia, l'avvio della cosiddetta Seconda Repubblica. Quindi ci troviamo in una situazione nel 2013 di elevata fluidità, cioè gli elettori hanno girato le spalle in larga misura ai partiti tradizionali. Perché questo è avvenuto? Ovviamente c'è una serie di cause, però forse vale la pena sottolineare un dato che caratterizza più l'Italia rispetto ad altri paesi. Adesso sta caratterizzando anche altri paesi, però molto spesso l'Italia fa un po', come dire, da apripista. Cioè l'Italia è stato per lungo tempo l'unico paese nel quale tutti i governi, alla prova elettorale successiva, hanno perso le elezioni. Pensateci, dal 94 in poi. E ovviamente c'è stato anche un governo tecnico, il governo degli ottimati, il governo Monti, che però, guarda caso, nel momento in cui decide di strutturare una sua forza politica, Scelta Civica, questo ottiene un risultato decisamente modesto.
Nella parte finale della mia esposizione vi farò vedere la curva di gradimento dei governi da quello di Prodi fino a quello attuale di Gentiloni, per darvi un'idea di come sostanzialmente i governi iniziano in un modo e poi entrano in una sorta di fase di impopolarità crescente. Quindi il primo elemento è che in Italia gli italiani hanno sperimentato l'alternanza all'italiana: governo Berlusconi, governo Prodi, governo D'Alema, governo Amato, governo Berlusconi una legislatura intera, governo Prodi che si interrompe la legislatura dopo 2 anni, governo Berlusconi, governo Monti, e poi 2013, quindi governo Letta, governo Renzi, governo Gentiloni. Allora, fino al 2013, diciamo, l'idea era, li abbiamo provati tutti, cambiamo. Non a caso esplode, diciamo, una formazione politica nuova, il Movimento 5 Stelle, anche per merito di un atteggiamento di forte criticità che gli italiani esprimono nei confronti della politica. La corruzione non è sparita, i privilegi non sono spariti, simbolicamente, diciamo, il testo di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, la casta, accelera questo processo, come dire, di impopolarità della politica, e allora non stupiamoci di quello che è avvenuto. E che cosa è avvenuto? Il cataclisma ha toccato che cosa? In particolare il PDL, che aveva trionfato nelle elezioni del 2008, perde 6 milioni e mezzo di voti. Immaginatevi che cosa significhi perdere 6 milioni e mezzo di voti, ma non soltanto il PDL, il Partito Democratico ne perde 3 milioni e mezzo, la Lega Nord dimezza il suo elettorato, era la Lega Nord bossiana, prima di Salvini, no? E così via. Allora, in questo contesto, vi risparmio i flussi elettorali, però lascerò al professor Salvatore, se è interessato, diciamo, in tutte le slide della relazione, c'è un tasso di fedeltà ai partiti decisamente molto più basso rispetto a quello tradizionale, ma che cosa vi voglio dire? Il Movimento 5 Stelle, no? Che si afferma con il 25,6% delle preferenze, il PD si ferma al 25,4%, no? Dove è andato a prendere voti? Allora, qui dentro troviamo tutta una serie di ragionamenti che possiamo comunque rendere anche attuali. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle è estremamente trasversale. Guardate, 23% aveva votato PDL e 8% Lega Nord, somma 31%. Quindi un terzo dell'elettorato 2013 del Movimento 5 Stelle veniva dal centrodestra, Lega e PDL. 20% veniva dal PD, 6% dall'Italia dei Valori e 4% dalla sinistra arcobaleno, totale 30%. 3% dal centro e 36% dall'astensione, cioè elettori che si erano astenuti nel 2008, critici nei confronti della politica, trovano questo soggetto politico, rientrano nel mercato politico e votano il Movimento 5 Stelle. Quindi, tradotto, un terzo viene da destra, un terzo viene da sinistra, un terzo viene dall'astensione. È del tutto evidente che la distintività del Movimento 5 Stelle consiste nel non fare alleanze con nessuno, ma per ragioni di sopravvivenza, perché evidentemente un'alleanza fatta con il PD di Bersani avrebbe determinato una contrazione forte di consensi sul fronte destro e viceversa. E guardate che la storia si ripete, perché ancora oggi c'è una forte trasversalità nell'elettorato del Movimento 5 Stelle. E questo appunto ci aiuta a capire perché c'è stata una indisponibilità a fare alleanze e sostanzialmente perché nella fase attuale alcune parole d'ordine sembrano più richiamare, come dire, bisogni, attese, sensibilità di un elettorato gauchista e altre invece di un elettorato più proveniente dalla destra o dal centrodestra. Quindi questo è un po' il quadro che si è determinato. Quando vi evito di ripercorrere tutto quello che è avvenuto, le difficoltà di formazione del nuovo governo, vi ricordate le riunioni in streaming con Bersani, l'elezione del Presidente della Repubblica che ha determinato appunto una rielezione inedita del Presidente Napolitano e tutto quello che è avvenuto dopo la sentenza passata in giudicato che ha toccato Berlusconi, l'uscita dal governo del PDL, la nascita di Forza Italia, del nuovo centrodestra, insomma tutto quello che è avvenuto, le primarie di Renzi, ecco, quando arrivano le primarie vinte da Renzi, è come se nel Paese quelle parole d'ordine, la rottamazione, il cambio del Paese e così via,
avessero, come dire, trovassero un terreno fertilissimo. Non è un caso che nel giro di pochi mesi Renzi sostituisce Letta alla guida del governo e nel giro di pochissimi mesi, soli 3 mesi, alle elezioni europee c'è un vero e proprio trionfo di Renzi. E il trionfo di Renzi, diciamo, al di là del dato che è il 40,8%, però calcolato ovviamente su una base elettorale un po' più bassa, perché sapete che le europee, l'affluenza alle urne è un po' più bassa, sono comunque più di 11 milioni di voti, che sono un po' meno dei voti del PD di Veltroni nel 2008, per intenderci. Ma in ogni caso, in una fase nella quale i partiti di centrosinistra nella tornata elettorale europea a livello continentale fanno segnare difficoltà molto evidenti, è chiaro che si afferma Renzi. E per dirvi quanto si afferma Renzi, ve lo dico senza passare o senza scorrere le slide più di tanto, tranne questa di cui parlo tra un secondo, vi dico che il PD si afferma in 105 province su 110, è il primo partito, e si afferma come primo partito su tutti i segmenti elettorali con l'eccezione di due, i 30-40enni, per intenderci, dove prevale il Movimento 5 Stelle, e l'area del lavoro autonomo, dove il PD si colloca al secondo posto, preceduto dal Movimento 5 Stelle. Quindi è stato veramente una, come posso dire, un esempio di quello che i politologi chiamano i partiti catch-all, i partiti prendi tutti, cioè che pescano in tutti i segmenti, quindi grande trasversalità. Perché mi volevo soffermare su questa slide e poi veniamo al referendum? Perché in realtà l'analisi dei flussi elettorali, cioè l'analisi del voto di provenienza, no? Evidenzia che cosa? Che il 40,8% renziano, intestiamolo a lui ovviamente, in realtà per il 61% viene dal PD. Cioè, fatto 100 il 40,8, cioè gli 11 milioni di votanti, quasi 2/3, un po' meno, viene dal PD, cioè aveva votato PD l'anno prima, alle elezioni 2013. Vuol dire che il 39% non viene dal PD, viene da altre aree politiche. Perché mi soffermo su questo? Viene da Scelta Civica, che a sua volta veniva in larga misura dal centrodestra, viene dal centrodestra, da Forza Italia, viene da grillini di ritorno, erano diciamo elettori magari del PD delusi da Bersani, che in occasione delle elezioni 2013 hanno tradito il PD votando Grillo, non pensando di mettere a repentaglio la vittoria del centrosinistra. E poi nel momento in cui c'è un cambiamento ai vertici del PD, arriva Renzi, ritornano sul PD. Diciamo che con questa eccezione dei grillini di ritorno, gli altri vengono da aree politiche diverse. Quindi esprimono valori diversi, aspettative diverse. Questo, faccio un salto temporale e vengo ad oggi o ai mesi scorsi, sta a significare che in realtà all'interno del PD la linea renziana presentava un livello di consenso molto più elevato rispetto a quello che è stata la rappresentazione mediatica delle differenze e delle divisioni all'interno del PD. C'è un elettorato che è cambiato profondamente, che ha avuto una sorta di cambiamento quasi genetico, se volete, rispetto al centro-sinistra tradizionale. Quindi in larga misura, se ci pensate, il fatto che gli elettori del PD fossero favorevoli ad alcuni provvedimenti, tipo il Jobs Act, si spiega alla luce del fatto che c'è stato un innesto di elettorato non proveniente da sinistra. Questo è avvenuto in occasione delle elezioni europee. Quindi un consenso molto largo, molto trasversale e soprattutto un innesto di elettorato nuovo all'interno del PD. Facciamo un salto temporale e andiamo a vedere il referendum. Allora, un primo elemento importante, volata lunga, dicevo prima. A gennaio dello scorso anno Renzi inaugura la campagna, mette sul tavolo il proprio futuro politico, annuncia che in caso di sconfitta lascerà la politica o il governo, insomma poi dipende un po' dalla ricostruzione più o meno oggettiva che può essere fatta rispetto alle dichiarazioni espresse dall'allora Presidente del Consiglio. Quindi cosa vuol dire personalizza la campagna? Personalizza la campagna in uno scenario tripolare, cioè il consenso di Renzi era già calato rispetto al consenso che aveva
ottenuto con le europee e nei mesi immediatamente successivi. Ma nello stesso tempo la sfida era troppo importante per lui, perché avrebbe segnato appunto la possibilità di modificare la Carta Costituzionale, di avviare e sostenere robustamente un processo di riforme. Però ci sono stati dei problemi al di là della personalizzazione. Il primo problema principale è costituito dal fatto che gli italiani fanno fatica a capire quali sono tutte le implicazioni derivanti dai cambiamenti costituzionali. Non a caso c'è stato il tentativo di semplificare molto. E se ci pensate, i messaggi molto spesso erano un po' in linea con il sentimento antipolitico, no? Riduciamo i senatori, non vengono pagati e così via. E accanto a queste motivazioni un pochino più, come dire, ascoltate da quella parte di paese molto critica nei confronti della politica, ce n'erano altre un pochino più strutturate sul venir meno del bicameralismo paritario, più tutta una serie di altre cose. Ma è chiaro che eliminare il CNEL, eliminare le province, ridurre i senatori, non pagarli e così via, rappresentava, come posso dire, un elemento comunicativo sicuramente non, da non sottovalutare. Allora, vi dicevo una cosa che a me ha colpito molto, che fino alla vigilia del referendum, vi sto parlando dei primi giorni di dicembre, alla domanda, noi abbiamo ovviamente monitorato stabilmente gli atteggiamenti degli elettori rispetto al referendum, alla domanda, quanto ritiene di saperne di questo referendum? Il 15% diceva so tutto. Poi facevamo delle domande di controllo e vi garantisco non sapevano proprio tutto. Poi c'era un 40% abbondante che diceva a grandi linee ho capito di cosa si tratta. Anche lì domanda di controllo, nella migliore delle ipotesi parlavano dell'eliminazione del Senato, della trasformazione del Senato e poco altro. Gli italiani non sanno nemmeno cosa sia il CNEL, per intenderci, per cui è impossibile immaginare una cosa del genere. Allora, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che, guardate questa, guardate per modo di dire perché c'è una straordinaria e bellissima luce, ma insomma vi racconto in dettaglio, quando noi, agli intervistati che in larga misura erano ignari dei contenuti della riforma, leggevamo i principali punti della riforma in modo totalmente asettico, prevaleva nettamente il favore. Cioè sui punti della riforma gli italiani si mostravano assolutamente favorevoli. Dopodiché, quando gli si dice ma quanto le piace questa riforma nel suo complesso, poco. Allora, anche su questo ci sarebbe da fare una conferenza, sulla razionalità dell'opinione pubblica, sul fatto che l'opinione pubblica è un divaga, molto emotiva, eccetera, eccetera, no? Però è chiaro che questa è la conseguenza della forte personalizzazione del confronto. E quindi che cosa è avvenuto? È avvenuto innanzitutto che c'è stata una partecipazione larghissima, ma non perché era, come posso dire, fin dall'inizio, sarebbe stata fin dall'inizio un'occasione unica per gli italiani di poter intervenire sulla Carta Costituzionale, come se fossero i nipoti appunto dei padri costituenti e potessero dire la loro su un cambiamento profondo della Costituzione. No. La partecipazione è stata alta perché la personalizzazione ha spostato il fuoco dalla Costituzione al governo e a Renzi, e in uno scenario tripolare è quasi sempre due contro uno, come molti hanno potuto vedere sulla loro pelle, a partire per esempio dal sindaco di Torino Fassino, che ha stravinto il primo turno perdendo poi al secondo turno a seguito appunto di una più o meno inedita, diciamo, alleanza tra centrodestra sulla candidata del 5 Stelle. Quindi vi risparmio tutto questo, ma semplicemente per dirvi che i flussi elettorali, no? Il PD per esempio, per il 69% ha votato sì, 17% ha votato no, 14% si è astenuto. Poi con questa rappresentazione vedete per esempio un altro dato che secondo me è interessante, e cioè che sia pure di poco, però i partiti centristi hanno votato più per il no che per il sì e sono alleati di governo del PD, ovviamente poi spostandoci sui partiti dell'opposizione, Forza Italia in questo caso, però vedete c'è un 20% di elettori di Forza Italia che hanno votato sì. Perché vi dico questo? Perché ovviamente c'è una piccola parte, questi sono gli elettori del Movimento 5 Stelle che per il 10% ha votato sì alla riforma, no? Perché sui singoli contenuti si ritrovavano.
e poi via via, insomma, diciamo le altre percentuali. Allora, quello che vi voglio dire è che su tutti i segmenti elettorali, per genere, quindi maschi, femmine, classi di età, titolo di studio, condizione professionale, settore di attività pubblico, privato e così via, su tutti è prevalso il no, su tutto. Quindi l'unica area dove è prevalso sì appunto è quella degli elettori del Partito Democratico. E allora, in uno scenario di questo tipo, con i flussi che avete visto, c'è stato, almeno nell'immediato periodo successivo al referendum, il tentativo di dire: ma come, siccome casualmente il 40,8% che era il risultato delle europee coincideva appunto con il risultato del sì, l'idea di sovrapporre le due cose, semplificando molto ovviamente, dicendo: questa è una base elettorale per Renzi. Non è una base elettorale per Renzi, perché il grillino, il 10% dei grillini che hanno votato sì alla riforma continuano a votare Grillo, non sono arruolati nel PD o nel PD di Renzi. Quindi è chiaro che in una situazione di questo tipo ci sono state letture un po' forzate anche di questo risultato. Quindi, da un lato, forte personalizzazione che ha svantaggiato Renzi, perché il clima era molto diverso rispetto a quello delle europee e perché lo scenario tripolare determina queste alleanze a geometria variabile. Non è un caso che, con l'eccezione del presidente Mattarella, non ci sia un solo leader politico che ottenga un livello di consenso superiore a un terzo, no, degli elettori italiani. Quindi, primo elemento, aver sottovalutato lo scenario tripolare, quindi la polarizzazione. Secondo elemento, il fatto che gli italiani sui temi istituzionali e non solo non hanno grande dimestichezza. E allora veniamo all'oggi, all'altro ieri, cioè prima della scissione. Che cosa vi volevo proporre? Innanzitutto il fatto che sostanzialmente lo scenario permane, ma soprattutto che non c'è la possibilità di avere una maggioranza assoluta alla Camera sulla base dei dati di intenzione di voto pre-scissione. Abbiamo cumulato i dati di molti cicli di rilevazione, li abbiamo provati a trasformare in seggi e non c'era modo di trovare, come dire, una maggioranza. La stessa cosa al Senato, dove sapete che la situazione è un po' più complicata, nonostante appunto l'esortazione del Presidente della Repubblica a trovare sistemi di elezioni omogenei tra le due Camere, in realtà siamo ancora di là dall'individuare, come dire, una legge elettorale che possa essere omogenea, ma in ogni caso anche al Senato non c'è una maggioranza. E allora veniamo alla situazione più recente, mi avvio alla conclusione del mio intervento. Qual è lo scenario che si sta delineando? A questo punto la memoria fa brutti scherzi, ma devo appunto... diciamo, questo è il livello di interesse per le elezioni primarie nel PD. E il 74% si dichiara non interessato, ovviamente è solo una parte politica che risulta essere più interessata. Abbiamo fatto una stima, queste sono le stime che sono uscite sul Corriere l'11 marzo, quindi una stima di quella che può essere la partecipazione, anche qui mettendoci sempre molta tara, perché ovviamente sono dichiarazioni, la campagna è ancora lunga, non sappiamo quanti se ne mobiliteranno, però 1.400.000 sembrerebbero i partecipanti sicuri, e a questi se ne aggiungono un altro 1.800.000 che dichiarano probabilmente andrò, quindi con una certa freddezza, quindi solitamente sappiamo che una parte, talora meno della minoranza di questi va. Ripeto, la campagna sta entrando nel vivo, per cui non immaginate che queste siano stime definitive. Però ecco, se fosse su questi valori, siamo su valori più bassi rispetto alle ultime primarie, quelle che avevano incoronato Renzi. E poi ancora, quali sono gli orientamenti di voto? A settimana scorsa Renzi era al 53%, 25% Orlando, 8% Emiliano, con 14% però di indecisi. Quindi nella situazione attuale, escludendo gli indecisi, ovviamente il vantaggio di Renzi sembra decisamente più consistente, perché stiamo parlando del 66% all'interno del PD, mentre invece tra gli elettori di sinistra o di centrosinistra che non si riconoscono nel PD prevale Orlando e l'indecisione. Quindi la situazione
sembra decisamente favorevole a Matteo Renzi, però come ricorderete, se non supera il 50% il voto passa all'Assemblea e lì potrebbero cambiare un po' i giochi. Quindi allo stato attuale siamo all'inizio, direi che il quadro potrebbe cambiare, però il vantaggio al momento sembra abbastanza importante. Allora, in tutto questo, oggi quando noi chiediamo il pronostico degli italiani, cioè noi abitualmente chiediamo, secondo lei se si votasse oggi chi vincerebbe? Non vogliamo testare ovviamente la capacità previsiva degli italiani, però questa la dice lunga su quello che è il clima che accompagna una determinata fase politica, no? Anche perché se un elettore di un partito è convinto che la propria parte politica è destinata a perdere, molto probabilmente sarà tentato di astenersi, no? Quindi questo è un indicatore secondo me abbastanza interessante. Allora, il primo elemento che qui emerge è che il Movimento 5 Stelle è accreditato dagli italiani come favorito in questo momento. Poi c'è una quantità molto rilevante, un terzo circa, che dice non saprei proprio. Poi vedete c'è il centrodestra che ha superato il centrosinistra e il centrosinistra che si colloca all'ultimo posto. Cioè, cosa succede? Dopo la scissione si indebolisce l'immagine vincente del centrosinistra. Quindi è come se sostanzialmente il Movimento 5 Stelle riprende a crescere, e qualcuno dice ma come mai dopo quello che succede a Roma, eccetera, ma di questo parleremo eventualmente a fine giornata se siete interessati a saperne un po' di più. Al momento mi interessava restituirvi un pochino invece il clima, e appunto l'altro dato che a me pareva interessante è questo: quando noi chiediamo ma lei per il futuro dell'Italia in chi ha più fiducia? Questa è la domanda, no? È una sorta di proxy di quelle che potrebbero essere le intenzioni di voto, cioè qual è il soggetto politico che le dà più fiducia? Allora, un primo elemento su cui riflettere è che la voce prevalente è nessuno. Siamo un terzo circa, poi Movimento 5 Stelle, poi centro-sinistra che è in calo, poi centrodestra e così via. Poi fiducia nel governo e fiducia nel Presidente del Consiglio Gentiloni. 31% ha fiducia nel governo, 33-34% ha fiducia nel Presidente Gentiloni. Non ci stupisca, vi dicevo prima, lo scenario tripolare al massimo porta ad avere questi valori, se poi escludiamo i non indica ovviamente i valori crescono, però stiamo parlando di un terzo del paese, no? Lo scenario tripolare. E allora, ve lo avevo preannunciato prima, mi spiace che si veda poco, però ripeto, il documento, se vi interessa, la lascio al professor Salvatore, chi ne vuol fare insomma, richiesta può ottenerlo direttamente attraverso gli organizzatori. Allora, qui si vede molto bene che cosa? Molto bene non tanto per la luce, ma insomma ve lo racconto io, che il governo... No, speriamo che rimanga sempre la luce, ma in ogni caso sarà interessante, se avete voglia di recuperare questa slide, vedere l'andamento dei governi. Cioè, è chiaro che per esempio il governo Prodi parte nel 2006 in quel modo lì, poi ricorderete tutto cosa succede alla fine del luglio del 2006, l'indulto. Io non ho mai visto 20 punti di calo in un lasso temporale così stretto. Indulto peraltro votato da tutto il Parlamento, quindi non dal governo, con l'eccezione di due partiti, Lega Nord e Italia dei Valori, ricorderete. Parlamento che si era commosso quando l'allora pontefice Papa Wojtyła, in visita alle Camere riunite, aveva sollecitato un provvedimento di clemenza, no? Tutto il paese si commuoveva esattamente come si è commosso quando Papa Bergoglio è andato a Lampedusa, salvo poi, facendo i sondaggi la settimana successiva, avere gli italiani che nella loro maggioranza erano favorevoli ai respingimenti. Ma questo ci porterebbe lontano, perché, come dire, è una riflessione sull'opinione pubblica, un divaga. E dicevo appunto che Prodi cala e crolla, Berlusconi tiene a una luna di miele un po' più lunga, però ricordate il 2009 è stato un anno molto importante, ci fu il terremoto e soprattutto ci fu, che ne so, per la prima volta il 25 aprile, no? Perché a Onna il fazzoletto tricolore, i partigiani, la prima volta che Berlusconi, e quindi questo ha prolungato la luna di miele. E qualcuno di voi dirà, certo, poi ci sono state le vicende personali. No, le vicende personali non hanno intaccato minimamente nella fase iniziale la fiducia in Berlusconi, è stata la crisi, cioè l'incapacità di rispondere alle difficoltà forti portate dalla crisi economica. E allora crolla, Monti parte fortissimo, poi c'è la riforma Fornero, cala, breve risalita dopo gli interventi
diciamo, di contenimento dello spread, e poi di nuovo un calo molto forte, poi parte Letta, c'è stato un momento quasi di liberazione, perché si pensava che non avremmo potuto avere un governo in questo paese, quindi parte alto, un governo in larga intesa, quindi può beneficiare anche del consenso di altri, e poi invariabilmente crolla anche lui. Renzi, lo vedete, parte altissimo, e poi vedete, Gentiloni parte bassissimo. Perché parte così basso Gentiloni? Parte così basso perché l'aspettativa di coloro che hanno votato no al referendum in larga misura era di cambiare il governo, ma di andare ad elezioni. E quindi, paradossalmente, visto che una risoluzione rapida della crisi una volta era considerata un qualcosa di positivo, l'averla risolta troppo rapidamente con un governo che è in continuità con quello precedente ha determinato che cosa? Una fiducia molto contenuta in Gentiloni, che però sta risalendo. Voi direte, certo, si fa presto a risalire da un valore basso. Sì, però attenzione, perché la cosa è un po' più, secondo me, delicata, perché in realtà lo stile di governo di Gentiloni, più compassato, lo stile di comunicazione, incontra un favore crescente, anche se non raggiungerà i livelli dei governi precedenti, perché siamo in una fase di decantazione. Noi abbiamo vissuto un 2016 caratterizzato da una fortissima tensione, non sottovalutiamo mai il profilo degli elettori italiani. Il nostro è un paese che ha un'età media molto elevata rispetto ad altri paesi, ed era un paese sfibrato dall'annuncio quotidiano, dalla polemica quotidiana, dalla battuta quotidiana. C'era bisogno di un minimo di disinfiammazione del clima, e in questo Gentiloni evidentemente risponde a queste aspettative. Dopodiché non significa che i valori rimarranno sempre attorno al 40% come vedete adesso, però. E vi dicevo prima della fiducia dei leader, che è una fiducia che tocca al massimo, appunto, vi dicevo 33,6%, ma per curiosità vi dico: al secondo posto c'è Di Maio col 28,8%, al terzo Renzi col 25,1%, al quarto Grillo col 25,1%, pari merito con Renzi, Salvini con 25, Meloni col 21, Berlusconi col 19, Alfano col 12 e Fratoianni col 7,5, ma che sconta un livello di notorietà molto più basso. Quindi vi dicevo, non c'è grande fiducia nei leader politici. E ultima slide, le intenzioni di voto. È chiaro che dopo la scissione si indebolisce il PD in larga misura, le intenzioni di voto aggiornate al 9 marzo ci danno il 27,9%, aggiornate al 16 marzo, cioè all'altro ieri, è 26,7%, quindi 27%, il Movimento 5 Stelle tiene al 32,5%, quindi si conferma uno scenario tripolare. Perché? Perché da un lato abbiamo il PD, che sebbene in calo però rappresenta la seconda forza, il Movimento 5 Stelle un terzo dei consensi. Però guardate che il centrodestra virtualmente ha un elettorato che è sostanzialmente equivalente in termini numerici, perché se voi sommate la Lega Nord al 13,9%, Forza Italia al 12,5% e Fratelli d'Italia al 4,7%, arriviamo anche lì algebricamente attorno al 30%. Non significa che un'eventuale alleanza o la costituzione di una lista unica, eccetera, determini questo tipo di risultato, anzi, solitamente mettendo assieme le forze politiche, con una sola eccezione nel nostro paese, la nascita della Margherita, ma solitamente mettendo assieme le forze politiche c'è un calo nell'elettorato rispetto agli elettorati diciamo iniziali, elettorati di base. Ciò non di meno, non dimentichiamo che c'è questa area politica che pesa per un terzo circa, c'è l'area centrista poi, e però vi faccio anche notare che il tasso di astensione è pari al 33,3%. Quindi in chiusura, situazione sicuramente da un lato complicata per la possibile costituzione di un nuovo governo, perché indipendentemente dalle leggi elettorali solo il ballottaggio avrebbe determinato, come dire, un vincitore netto, ma visto che la sentenza della Corte Costituzionale preclude questa possibilità, assai probabilmente nessuna forza politica
raggiungerà il 40%, che consente di avere il premio di maggioranza e quindi di poter governare, e quindi è molto probabile che noi ci troveremo di fronte, quando andremo a votare, non sappiamo ovviamente quando si conclude la legislatura, ci troveremo di fronte a uno scenario nel quale chiunque vinca dovrà fare un'alleanza con altri soggetti politici con cui era in competizione fino a qualche giorno prima, e quindi sarà una maggioranza di larghe intese, larghe più o meno larghe intese, e questo dovrebbe indurci un po' anche a riflettere su quelli che potrebbero essere i profili politici che caratterizzano un candidato Presidente del Consiglio di una maggioranza composta da soggetti politici diversi. Mi fermerei qui e poi riprendiamo magari nelle considerazioni conclusive. Grazie. Grazie professore Pannoncelli. Sono una comunicazione di servizio: chi non ha firmato c'è fuori per la firma, grazie. Approfitto per ringraziare il relatore naturalmente, e anche per dire che, come al solito, questo seminario, questo incontro di oggi, come tutti i precedenti, sarà fra 2-3 giorni, 4 giorni al massimo sul sito, e vi ringrazio anche per la vostra partecipazione al sito, perché molto numerosi lo visitate e lo utilizzate. Grazie. E voglio anche ora ricordare che sabato prossimo alle 10 all'ambasciatoria Arco ci sarà un incontro sul vino, un tema decisamente diverso da quello che... Grazie. Ma collegato, collegato, diciamo, lo scenario di giunge al vino, al bronza, diciamo. Dunque, intanto io ogni volta che ascolto Nando provo, come dire, un sentimento di ammirazione, perché in realtà, a parte i piloti di Formula 1, diciamo, non riesco a immaginare un altro mestiere, un'altra professione che costringa, diciamo così, a questo tipo. Immaginatevi se quelli fossero, diciamo, no, dei grafici relativi all'andamento di qualche mercato azionario, no? saremmo tutti in miseria, e questo è anche perché in realtà lui la chiama molto elegantemente la volatilità dell'opinione pubblica, ma poi Nando è fra i pochi che hanno, facendo questo mestiere, il rigore analitico di spiegarci, come anche ha fatto oggi, che poi in realtà non sanno quasi niente di quello su cui vanno a votare ai referendum, e questo spiega anche perché, cioè, noi siamo così, insomma, noi, a parte quelli che appunto fanno un certo mestiere, si interessano attivamente eccetera, però il cosiddetto popolo sovrano è, per una serie di ragioni sulle quali conviene non soffermarsi, però con questo livello eccetera eccetera. Questa è una considerazione molto importante, perché spiega anche in parte il senso di questo mio intervento, dove inevitabilmente la ricostruzione che farò della vicenda di Renzi, quindi anche un po' della nostra democrazia negli ultimi 3 anni, guarda un po' in controluce anche a questo tipo di volatilità. Cioè, stiamo parlando di fenomeni inevitabilmente molto instabili, molto difficili da governare, molto difficili da prevedere, e lo dico perché in generale poi anche noi, la cosiddetta, ciò che resta della pubblica opinione un po' più informata, la sappiamo sempre un po' troppo lunga e sempre col segno di poi. Cioè, sappiamo perfettamente tutto quello che Renzi ha sbagliato, quelli che hanno tifato per Renzi, e poi magari ci sorprendiamo perché Grillo che ne sbaglia tantissime, però non succede niente. Quindi, voglio dire, ci sono una serie di institutional constraints che fanno parte del gioco, anzi sono le regole del gioco sulle quali io tenterò di soffermare. E il titolo dell'intervento, diciamo, sceglietelo voi, più o meno, è cronaca di una crisi annunciata, con un riferimento evidentemente non voluto, diciamo così, a Marquez, oppure salvate
il soldato Renzi, perché insomma, alla fine si capisce che io resto, non dico proprio fra i pochi giapponesi, non esageriamo, perché poi abbiamo visto che i numeri all'interno del PD sono ancora molto solidi, però resto fra coloro che sono convinti che l'operazione tentata da Renzi strategicamente è stata un'operazione di grossa caratura politica, e cercherò di spiegare perché, sapendo, come dire, che mi trovo un po' in bilico tra i miei due ultimi libri. C'è già qualcuno che mi ha sconsigliato, dice: professore, riscrivi La democrazia del leader perché è già finita. Io spiegherò che non è proprio così, però nelle more, perché c'è sempre, come si dice, un libro di riserva, dico vabbè, però poi avevo scritto prima un altro libro che si chiama Fuori gioco, la terza parte si intitola L'uccisione del leader e enumeravo, diciamo così, il sottotitolo era La sinistra contro i suoi leader, quindi ci ho azzeccato abbastanza, e nella terza parte sull'uccisione del leader enumeravo, diciamo, i tentativi come dire, di successo fino a quel punto che la sinistra aveva operato contro i leader nascenti, e naturalmente finivo con un punto interrogativo su Renzi. Adesso molti il punto interrogativo lo toglierebbero, io ci lascio ancora un minimo di suspense. Dico tra l'altro che il titolo originario del libro era Particidio, anche quello molto azzeccato, che avrebbe venduto, insomma, non è andato male due edizioni eccetera, però Particidio, poi vede la terza, il mio editore da vent'anni dice vabbè, ma che diavolo, diamoci un po', facciamoci un filo di speranza con la lettera minuscola, dico vabbè, allora facciamo, ci hanno inventato un altro titolo. E vabbè, però io partirei appunto da questa sinistra contro i suoi leader, che è il filo conduttore poi di quello che abbiamo visto negli ultimi mesi, la sceneggiatura in cui ancora oggi restiamo incagliati, anzi più propriamente incanagliati, e io, come dire, riassumerei così il senso di questo intervento che adesso vi leggerò, vi racconterò. Sì, è vero che la sinistra rimane pervicacemente contro i suoi leader. Se qualcuno si era illuso che questo dato potesse cambiare, ci siamo sbagliati. Con tanta più forza quanto più forti sono. Questo è una nemesi storica che ci portiamo addosso, e le ragioni sono tante, le abbiamo analizzate, spiegate, eccetera. Siamo ancora. E forse è vero che sono riusciti ad uccidere anche Matteo Renzi, forse. Ma non è vero che in questo modo la democrazia del leader va in soffitta. Cioè io non ci credo che noi, come dire, ce la caveremo, ve lo dico così perché su questo naturalmente per fortuna possiamo anche essere in disaccordo, no? Cioè, in fondo cosa ci ha detto Pagnoncelli alla fine? Per come si è scombinata la situazione, ci possiamo solo immaginare che alla fine facciano un altro premier camomilla, cioè uno che praticamente, visto che devono mettere insieme due pezzi di qua e di là, sia uno di quelli che non toglie e non mette, alla fine lo mettono e come si dice, tiriamo a campare. Ma io lo voglio vedere quanto dura, perché scusate, questo non è più la Repubblica Italiana delle banane come è andata avanti fino a, diciamo, una ventina d'anni fa, in cui uno basta che gonfiava il debito pubblico, tanto c'era il muro di Berlino e si poteva fare tutto il contrario di tutto. Questo è il mondo del signore si chiama Donald Trump, e che praticamente si è permesso in diretta davanti ai fotografi di non dare la mano alla Merkel, e il mondo in cui dobbiamo ringraziare uno come Macron se forse si riesce a fermare la Le Pen. Ora, che in questo mondo l'Italia per 5 anni venga governata da un gentiluomo Gentiloni, ma magari uno anche più camomilloso, che rispolverino, che ne so, Letta, o c'era un altro cugino perché è una famiglia molto numerosa, e con una maggioranza trasversale, io faccio fatica a chiedere. Naturalmente poi ci rivediamo fra 3 anni e faccio autocritica, sono sbagliato, e ritornato, diciamo così, la prima Repubblica. Io non ci credo, ma non ci credo perché con quei dati di cui appunto ci ha raccontato un attimo fa Nando, ma insomma, ma come lo tenete insieme? Come lo tenete insieme un paese con questo livello di frammentazione, di non decisione,
magari è più semplice pensare che alla fine sfondi Grillo, che ci facciamo un paio d'anni di montagne russe, che poi Grillo a quel punto finisce pure lui acchiappato nel fattore M, questa formula che piace molto a Marco, io mi sono inventato per dire il cortocircuito fra media e magistratura, e si ricomincia da capo con un leader venuto dal freddo, dal caldo, insomma si balla. Ecco perché io mi permetto di dire, finché è possibile, magari non è più possibile, salviamo il soldato Renzi. E per capire e per dare a questo una prospettiva storica, perché io facendo questo mestiere mi ricordo più cose di voi, nel senso che giustamente uno con tanto di attenzione a voi se lo dimentica, ma come va? Ecco, a me ha fatto piacere che Nando sia partito da quel quadro, diciamo, non del 2013, è quasi che ce lo siamo dimenticati. Cioè, a un certo punto arriva questo signore molto, come si dice, giovane, molto sprint, che arriva e si diventa la rottamazione, diventa popolare, poi vince, e a un certo punto, invece di mettersi a governare tranquillo a fare le cose per bene, si inventa queste due cose che sono il referendum e sulla riforma costituzionale e l'Italia. Ma chi gliel'ha fatto fare? Come chi gliel'ha fatto fare? Gli hanno fatto fare i dati che ha nominato un attimo fa lui, che sono esattamente la situazione dove siamo ritornati adesso. E cioè Renzi ha capito, perché il ragazzo tante critiche, un po' perciò, sveglio, ha capito che quella situazione lì non durava. C'è un sistema tripolare, non lo governi, perché tutti gli altri paesi, fatta eccezione della Spagna che sta facendo quello che sta facendo, hanno poi un ancoraggio istituzionale a quale la instabilità a un certo punto si dà a moderare. In Francia, se dovessero fare un'alleanza, quale alleanza? In Francia hanno un presidente della Repubblica che è arrivato dal 13 al 14, al 15%, ma sta là, non lo muove nessuno fino alle prossime elezioni. E la clausola di sbarramento contro la Le Pen si chiama doppio turno, si chiama quel tipo di sistema politico che eccetera eccetera. Possiamo continuare la sfiducia costruttiva che c'è in Germania. In Italia niente di tutto questo. In Italia siamo a un sistema parlamentare puro che nel momento in cui il proporzionale è stato reintrodotto è diventato purissimo. E quindi governare in un quadro del genere, Renzi si poteva inventare, come si dice, tutti i fuochi d'artificio possibili e immaginabili, ma sia perché magari uno sguardo a quei sondaggi di Nando che dicevano che la curva della popolarità dei governi inevitabilmente, inesorabilmente, dopo 2 o 3 anni scende, lui sapeva che sarebbe arrivato il giorno delle elezioni, un anno prima, un anno dopo, arrivava, e con il sistema che gli aveva regalato, perché qua veniamo a un primo, come dire, in gergo si direbbe trave di fuoco, poi troviamo un termine più politicamente corretto, però scusate, a proposito delle date che noi tendiamo a dimenticarci, qualcuno si ricorda cosa è successo? Ci avevo riflettuto sul fatto che era sempre questo 4 dicembre che portavamo praticamente. Il 4 dicembre del 2012, qualcuno di voi si ricorda che cosa è successo? Lui lo sa, subito mi ha corretto. 13. Lui, cioè, come dire, Google, se conoscesse praticamente da Milano, avrebbe due alternative: o fargli fare il presidente o eliminarlo, perché diciamo, il 4 dicembre del 2013 arriva una sentenza della Consulta, la quale, dopo che se n'era stata buona, per carità, perché dal punto di vista delle procedure non era stata attivata quella giusta, e aveva lasciato che per 3 elezioni di seguito la ditta e Berlusconi si nominassero tutti i deputati possibili e immaginabili, perché il Porcellum se l'erano tenuti stretto, la Corte dice, non va bene.
e praticamente sfilano dalle mani di Renzi, che da poco era stato eletto col secondo round delle primarie segretarie, gli sfilano il pastore del comando. Renzi si ritrova dalla mattina alla sera a fare il presidente, scusate, del pisello, del cavolo fritto, decidete voi, il segretario di che? Cioè un gruppo parlamentare fondamentalmente bersaniano, perché in nome sempre del pluralismo della ditta, ben noto, gli avevano mollato 40 seggi. Quello si era preso il 40% alle primarie, ma adesso la percentuale giusta me lo dice Marco fra un anno, e gli avevano dato 40 seggi. Tutti gli altri erano bersaniani d'oro, quindi lui era segretario di un gruppo parlamentare bersaniano e aveva come minaccia per le prossime elezioni zero, cioè il consultello. Ah, ecco allora perché diventa un cattivone e dice stai sereno e non lo fa stare sereno. Ma scusate, ma stava sereno lui a restare al Nazareno a fare che cosa? Però di questo secondo me viene eravate dimenticata, guarda che strano, perché sono i passaggi che naturalmente spiegano il gioco stretto delle regole istituzionali e questo è quello che spiega perché Renzi decide di andare al governo. Se si è andare al governo ci ha preso un po' tutti in contropiede, perché naturalmente, come dire, sembrava un gesto un po' scarbato, eccetera, eccetera. Però lui si rende conto che se non lo fa, il suo progetto di riforma è finito. Perché il suo progetto a quel punto ha bisogno di due cose, ma non il suo in quanto di Matteo Renzi, di qualunque progetto che volesse cambiare lo stato delle cose nel paese. Perché scusate, lui non è che è diventato così famoso e Marco è stato fra i primi giornalisti, come si dice, a scoprirlo, no? Perché era giovane e simpatico, ma perché sto pazzo che veniva da Firenze a un certo punto ha cominciato a dire guardate, voi per 20 anni non avete bloccato, ma come a lui, alla ditta, ma come di voi? Avete giocato di rimbalzo su Berlusconi, avete portato il paese a quella condizione di sfibratura, perché questo io ci terrei a ricordarlo, perché pare no che la sfibratura è colpa di Matteo Renzi, ma scusate, ma appunto c'era qui un mio collega sociologo bravissimo che si occupa di mobilità sociale, Toni Schizzerotto, già preside a Trento, eccetera. Andatevi a vedere un po' le analisi, quando è cominciata la sfibratura dell'Italia? 25 anni fa. Cioè noi la crisi non l'abbiamo imboccata nel 2008. La crisi vista dai grandi indicatori sociologici, quando si blocca la mobilità, quando praticamente capiamo che i nostri figli staranno peggio, quando capiamo che si è spezzato quel meccanismo di ricambio sociale, economico e anche valoriale, l'Italia entra in crisi 25 anni fa. Quindi non è che sto Matteo Renzi si ritrova un paese sfasciato con i 5 Stelle al 25%, con un sistema dove l'unica con la leva di controllo maggioritario era quella grande porcata del Porcellum, perché di questo si trattava, ma che dubbio c'è, però se l'erano tenuta stretta per 3 elezioni di fila e gliela sfilano. A questo punto che deve fare Renzi? Intanto deve andare al è saltato un po'. Si sente o ci siamo, congelato, che voce possiede questo
deve essere stato Lotti, affidato sì, questo a Cossi. Allora, sì, lui praticamente va al governo perché così prende in mano Palazzo Chigi, ha delle leve, può continuare a fare un'operazione di comunicazione che abbia dei contenuti, ma anche perché mette mano a due tentativi, io dico disperati, perché attenzione, i tentativi erano abbastanza disperati. Lui magari questo non l'ha capito perché il personaggio, diciamo, è un po' della serie che ce la faccio sicuramente, sono tutto io, eccetera, eccetera, ma è anche un vantaggio dell'età, diciamo così. I due tentativi disperati erano i seguenti, andavano nella stessa direzione, il sistema è tripolare, bisogna ribipolarizzarlo, perché se no, senza un ancoraggio istituzionale che ti garantisce, senza un semipresidenzialismo, cioè non c'è premiership forte che tenga. E lui era convinto, come sono convinto io, che senza una premiership forte il paese va a rotoli, va a rotoli. Allora, per ribipolarizzare il paese ci vuole una nuova legge maggioritaria e un grande scontro bipolare, un referendum, o di qua o di là. Semplice, semplice, sì. Vallo a fare. Vallo a fare, la storia dell'Italia come la conoscete. Non è un caso che Speranza rompe su quella legge, perché naturalmente questi lo sapevano bene, lo sapevano molto meglio di lui, questa è gente, come si dice, no, che viene da lontano. E sapevano che praticamente lo aspettavano pazientemente al varco del calo di popolarità e della nuova elezione proporzionale che col consultellum sarebbe arrivata. E quindi lui, nel momento di massima, diciamo così, popolarità, lui cerca lo sfondamento sulla legge elettorale. E, vabbè, e tenta poi la carta del referendum. Certo, lo fa, come si dice, illudendosi o facendosi illudere dai sondaggi, perché io, conoscendo Nando, mi immagino che gli avrà detto: ma guardi, qua siamo solo all'inizio, il campione, non sanno niente, andiamoci cauto, eccetera eccetera. Ma lui, Nando ce li potrebbe dire, i sondaggi di 2 anni fa o di 1 anno e mezzo fa davano il sì che veleggiava, diciamo, perché? Perché c'era la popolarità del leader e quindi in qualche modo erano tutti abbastanza. Poi non avevano capito molto, non che abbiano capito molto di più dopo, ma insomma è cambiato il clima. È cambiato prima. Ecco. Bene. Ecco, perfetto. A luglio, che vuol dire che all'inizio ancora del 2016, all'inizio ancora del 2016, lui era in netto vantaggio. Bene. Quindi vedete che queste due sfide della serie, ma se io porto a casa una maggioranza di sì, e se porto a casa la legge dell'Italia, forse, Corte Costituzionale permettendo e Presidente della Repubblica consentendo, forse può darsi che veramente l'Italia cambi. Questo è il ragionamento che ha fatto Renzi. Dopodiché, per darvi l'impressione, diciamo, che non è che io faccio, lui poi ha fatto degli errori. Caspita, si è fatto degli errori. Io non lo so se al netto di questi errori sarebbe cambiato il risultato finale del referendum, però gli errori sono importanti per capire anche i limiti, diciamo così, della leadership di Renzi. Il primo lo conosciamo tutti, si dice la personalizzazione. È anche vero che lui, in virtù della personalizzazione, era cresciuto. Quindi sai, insomma. Però non c'è dubbio che lui si è infilato in questa dinamica sottovalutando il fatto che poi si diventa antipatici con la stessa semplicità e rapidità con cui si esce simpatici, no? E lo vedete dalle reazioni degli italiani, io dove gli ho otto, ma lui dice: ma chi sa, ma chi sa, chi quello, ah forse sì, no, mamma mia, quanti anni va, non sopporto più. Cioè questo
succede molto volentieri fra persone che magari 3-4 mesi fa ti dicevano: se non c'è lei, io me ne vado, la politica basta, fai tu, non c'è niente da fare, eccetera, eccetera. Vabbè, questo però lui ce l'ha spiegato, la volatilità. Insomma, mettersi a governare in queste condizioni. Vabbè, allora io penso che la personalizzazione, questi marpioni della ditta gliel'avrebbero, come si dice, scaraventata fra i piedi comunque. Certo, lui se l'è cercata, ma conoscendo i miei amici, ex amici scissionisti, eccetera, voglio dire, questi lo aspettavano là prima o poi. Però un errore è stato, da questo punto di vista non c'è dubbio, non c'è dubbio. E però accanto a questo errore, chiamiamola così, di personalizzazione, lui ci ha fatto un aggravante proprio di comunicazione. Questa devo dire è la cosa che mi ha sorpreso di più, perché Renzi era stato il primo a sinistra capace di comunicare in modo moderno. Veltroni ci aveva provato ed aveva delle qualità, gli altri non li nomino per, come si dice proprio, Caritas, ecco, siamo mica qui a fare gli oparti della chiesa che saltelliamo, c'è gente seria, paese lacrime e sangue, non vi voglio dire che quando ce leggete dopo va tutto bene, anzi andrà peggio, questi non l'hanno votato, ma però persona serissima. Allora, e da questo punto di vista Renzi era un grande comunicatore. Dicevo, Veltroni, sì, Veltroni ha avuto il limite di parlare ancora quasi solo alla sinistra. Renzi questo limite non l'ha avuto mai, ed era anche la sua forza. Uno che vuole fare la votazione maggioritaria, se parla meno male, oltre quel fatidico 30% non ci va, come Nando ci spiegherebbe, dati alla mano. Come possa uno così bravo nella comunicazione monopolizzare praticamente l'agenda comunicativa del referendum? In quel modo per me resta un mistero, cioè non so, dice, ma qualcuno che lo consigliasse, che io lo dicessi, il suo ego, non lo so, ci sono quelle cose che a un certo punto fuoriescono, no, dalla scienza politica, sono più di psicologia politica, perché è stato un disastro, cioè il fatto che uno vedesse sempre lui, che si accapigliava con chiunque, che la sapeva sempre lunga, cioè voglio dire, il contrario di quello che si sarebbe dovuto fare in una campagna di questo tipo. E poi vabbè, c'è un altro errore sul quale, per questo caso veramente, pietà di patria, stando a Napoli, sorvò, diciamo così, l'altro grande errore di Renzi è stato sottovalutare il peso delle amministrative. Cioè Renzi ha pensato che le amministrative, ha pensato una cosa veramente stupida, ha pensato che gli italiani non si sarebbero accorti che stavano votando per le grandi città italiane, perché erano tutti impegnati a studiarsi il referendum appresso a loro. Ora, una cosa così è veramente, scusate, è veramente molto stupida, soprattutto da uno che ha fatto il sindaco di Firenze. Dopodiché lui non ne ha ingarrata una, io anche qua c'ho qualche attenuante, perché conosco, come dire, un po' come funziona la leadership, e non è che la leadership, l'unico che ha potuto avere una leadership piena, diciamo così, sul mondo, secondo una vasta tradizione ermeneutica, è quello che appunto ha mandato la luce prima dall'alto, diciamo così, perché a parte questi, cioè a parte, come si dice, l'onnipotente, poi questi grandi leader sanno delle cose, molte non le sanno, non hanno i canali di informazione, non sanno di chi fidarsi. Quando uno dice, ma è possibile che nessuno gli avesse spiegato che a Napoli con la Valente non si arrivava al 15%? Questa è una di quelle domande, no? Ci siamo posti, ma quanto ce le siamo posti? Possibile. Però insomma, un po' forse qualche informazione c'era, se la poteva fare. Comunque lui sulle amministrative ha sbagliato tantissimo, ha sbagliato a togliere la sedia di sotto al sindaco di Roma, perché non si fa davanti al notaio, non si fa se quella è l'unica riforma amministrativa istituzionale seria che abbiamo in questo paese. Tu hai fatto il sindaco di Firenze e a un certo punto mi mandi a casa un sindaco davanti al notaio, eccetera eccetera. Insomma, quella è stata una botta che forse si poteva evitare.
Dopodiché però, parliamoci chiaro, malgrado questi errori, io non so se ce l'avrebbe fatta, però sicuramente perdere 45-55 non è perdere 40-60. Quindi questo è nella battaglia che io considero e continuerò a considerare l'unica seria battaglia per trasformare l'assetto istituzionale del paese. Perché vedete, quelli che fanno il mio mestiere o smettono di farlo e cercano di imparare da Nando come si misura l'opinione pubblica, che non sarebbe male, perché poi si diventa anche famosi, soprattutto se si è molto bravi, diciamo così. E oppure devono trovare degli ancoraggi, delle regolarità, qualcosa che in qualche modo ti fa capire che cosa poi succede sul medio e lungo periodo. E quello che succede sul medio e lungo periodo dipende molto dall'assetto istituzionale. L'Italia ha un assetto istituzionale fragilissimo. Tutto questo fino ai primi anni 90 non ha contato molto, perché c'erano delle istituzioni, come si dice, sostitutive, i grandi partiti di massa. Non a caso si parlava di partitocrazia quando si parlava di Italia. Perché? Perché in realtà i governi passavano, i segretari della DC con andavano e anche quelli del PC. Erano strutture molto solide che incardinavano il paese, gli elettorati erano stabili, altro che la volatilità che abbiamo visto adesso, ed erano loro a governare le istituzioni. Nel momento in cui quei partiti, per una serie di ragioni storiche che in parte sapete, in parte sono comunque importanti da ricordare, ma insomma quei partiti sono finiti. E a quel punto noi ci siamo svegliati senza istituzioni di governo all'altezza di questo nome. Per 20 anni abbiamo fatto finta di andare avanti perché c'era un genio della politica come Silvio Berlusconi che si è inventato una cosa nuova, un partito personale, eccetera, eccetera, e ha tenuto in mano il paese. In mano un po' un'esagerazione, perché ha tenuto, insomma, sono successe quelle cose terribili che vi dicevo un attimo fa, il paese è andato un po' allo sfascio, però noi abbiamo fatto finta che, come si dice, la geometria ci fosse ancora un polo di qua, un polo di là. Poi, scomparso Berlusconi, siamo arrivati al punto in cui stavamo nel febbraio 2013 e da qui è partita questa mia ricostruzione. Quindi un'impresa titanica, un'impresa quasi fallita, perché appunto nelle mie conclusioni, diciamo, a proposito del perché salvare il soldato Renzi, insomma, io continuo a pensare che oggi in Italia un progetto di questo tipo stia soltanto intorno a lui. Però proprio per capirci sul fatto che io non è che mi aspetto poi da leader chissà che cosa, i leader sono persone come noi, a volte molto più capaci, a volte dotati anche di carisma. Renzi ha carisma, ne ha avuto e ha continuato ad averlo, e non, improvvisamente questa parola non l'ho sentita più. È come se improvvisamente tutti, prima si diceva spesso però un carisma cocoroce, adesso elogio della mediocrità. Ma forse Gentiloni sta cominciando a dire qualche parola di troppo, se non parlasse proprio sarebbe meglio, perché così si mettono 18 partiti, si mettono d'accordo, un posto di sottosegretario a me, tu a te, e facciamo un bel governo. Ma che cosa volete fare? Ma che cosa volete fare? Con l'Africa alle porte, Trump che si è presa l'America e tutto il resto che ben sappiamo, un sistema di welfare sfasciato perché non ci sono più i soldi,
perché in questa sala saremo forse su 300 persone, neanche 30, e tutte per questioni anagrafiche che possono parlare di pensione. E c'è qualcuno che pensa che si mettano d'accordo e che poi un po' a me, un po' a te, si balla, si ballerà molto, e si ballerà perché il progetto renziano è stato sconfitto, non perché era sbagliato. E qui è il mio punto principale di dissenso con la gestione di Renzi di questi tre mesi. Se ne parlava ieri con Nando, e credo che la sua spiegazione sia la più semplice, la più umana, diciamo così. Renzi era convinto di vincere fino all'ultimissimo momento, e quando ha visto i dati, prima aveva telefonato a Nando dicendo sono sbagliati, diciamo, no, della serie, fanno tutti così. Nando si becca sempre la telefonata, anche Veltroni vi può raccontare tutte le telefonate, quelle che a un certo punto lo chiamano, no, sono sbagliati, guarda, vedi bene, controlla, a me mi arrivano dalle sezioni, eccetera. E Nando col suo aplomb, dice no, guarda, è così, è proprio, è andata, eccetera. Allora, la spiegazione più semplice, perché bisogna trovare una spiegazione, soprattutto se uno pensa che questo sia stato un leader di grande capacità e che ha preso una tale trambata, e così all'improvviso, che, come si dice, no? Che non ha capito più, secondo me, bene quello che doveva dire e fare. Perché vedete, ci sono due modi di leggere questa sconfitta del referendum. E io tengo fermo il mio, poi naturalmente adesso non avremo la prova del pudino, però io l'ho letto così la sconfitta, ho detto il referendum è stato perso, grazie alla lungimiranza degli italiani che sapevano benissimo discernere su cosa andavano a votare, però è stato perso, chiuso. Non si tocca più la Costituzione. Però politicamente il 5 dicembre c'era un 60% che non era nemmeno un'armata braccaleone, con tutto il rispetto per Gaza, non era più niente, perché dal punto di vista della battaglia referendaria era un coacervo di forze di persone che volevano votare no. Bene, l'hanno fatto, hanno vinto. Dal punto di vista politico, che cosa potessero avere in comune gli scissionisti, che hanno avuto un ruolo importante, ma non abbiamo il tempo, nella vicenda, tutt'altro che marginale, perché sono quelli che hanno fatto il framing dell'agenda, come Marco ci spiegherebbe. Io ho capito che si perdeva e si perdeva male, lo cito perché si dice in genere quando parli con i tassisti, no? Io l'ho capito parlando con l'idraulico, un'impresa giovane, gente, il quale dice Mauro, ma loro che hanno fatto questo referendum? Votiamo no. Ma perché? Ma perché? C'ha la deriva autoritaria. Ed è la segretaria del mio pediatra, cioè quando erano bambini piccoli eccetera, famiglia di comunisti, 20 di onore eccetera, dottore, raccomando, votiamo no, sta deriva autoritaria, no, adesso questo dato qua, cioè per uno dice ma scusate, ma veramente facciamo nel cascade model in cui si forma l'opinione pubblica, no, di vasca in vasca, a un certo punto quello che è arrivato a quelli che naturalmente non leggono i giornali e non accendono nemmeno la televisione, o se l'accendono non l'accendono per ascoltare da Milano o Pagnoncelli, e sta la deriva autoritaria, e quel framing lì l'hanno messo in piedi gli amici della ditta. Allora, questo solo per dire che non è stato un ruolo, un lavoro da poco, però una volta archiviata quella sconfitta, da una parte c'era il nulla politico e dall'altro lato c'era un 40%. Che attenzione, questo 40%, io qua potrei, mi arrischierei addirittura a un punto di dissenso con Nando, in che senso? Che se diciamo che il no era alimentato fondamentalmente dal rifiuto di Renzi e non dall'adesione al progetto, chiamiamolo così, anti-referendario, perché questa è stata la chiave,
Beh, scusate, ma perché quel 10% di 5 Stelle che hanno votato per Renzi diventano quelli che hanno votato perché invece gli piaceva la riforma? Da questo punto di vista io non lo so, perché non credo che abbiamo neanche quel livello di approfondimento, però mi permetterei di dire che quel 10% stava facendo un'operazione non molto diversa come quella delle europee, che non significa attenzione, perché l'europeo lo sappiamo, non erano tutti voti, era un voto molto più light, un voto leggero, un voto che si dà un po', come si dice, anche per simpatia, eccetera. Quindi lì c'era una parte probabilmente di 5 Stelle di ritorno, ma forse quasi quasi, ma perché non lo cambiamo sto paese, visto che quella era la motivazione ideologica. Però lo dico solo per dire che quel 40% aveva una cosa molto chiara in comune: aveva il progetto renziano di cambiamento del paese. Io non lo chiamo il partito di Renzi, non lo chiamo il PD, lo chiamo il fatto che da diverse provenienze, prevalentemente del PD, ma non solo del PD, 13 milioni e mezzo di persone avevano detto sì, si può. Ora io questo francamente non l'ho capito bene, è appunto la ipotesi e l'interpretazione della trambata di Nanno mi sembra la più plausibile, insieme al fatto che l'opinione, chiamiamola così, giornalistica, quella che conta, si è rivoltata contro Renzi con una rapidità, una violenza che io stesso non mi aspettavo. Lo sapevo che per una settimana l'avrebbero fatto, come si dice, fritto, ma invece che per una settimana sono andati avanti. La sera, nel giro di 24 ore, forse 24 nanosecondi, ha cambiato brutalmente linea. Renzi da quel momento, secondo me, è andato un po' in barca. È andato un po' in barca perché, attenzione, tu non puoi andare a dire abbiamo straperso se hai portato 13 milioni e mezzo. Perché se dici abbiamo straperso, a quel punto te ne devi andare. Te ne devi andare. Tu appunto hai due opzioni. Ho l'opzione di Galli della Loggia, l'opzione di dire va bene, io resto convinto della mia idea, ma visto che c'è un paese con la maggioranza, ma poi c'è ancora minoranza del 40%, comunque io me ne vado a casa e poi se come quando ci rincontriamo, ci ritroviamo, vediamo che cosa siete capaci di combinare, perché adesso il problema è che cosa bisogna combinare è il risultato di quella riforma bocciata dal 60%, cioè un paese ingovernabile. Allora questa è una linea. L'altra linea è dire abbiamo perso il referendum, va bene, non si cambia la Costituzione, ci saranno delle conseguenze dure, però per fortuna ci sono 13 milioni e mezzo di italiani che credono in un progetto di rinnovamento politico e io in qualche modo me lo intesto questo progetto. Questo un leader politico fa, è scomparso. Per due mesi, un mese, non si capiva, retromarcia, autocritica, però poi un mollo, però poi qua, però poi là, insomma non si è capito più niente. Soprattutto a questo punto non si capisce più, perché questo mi sembra il punto più delicato. E lui che cosa rappresenta? Perché scusate, la ragione per cui io difendo quella idea, non solo perché politologicamente sono convinto che senza quelle riforme il paese è entrato in un tunnel micidiale, ma perché quella era un'idea su cui 13 milioni e mezzo di persone avevano detto siamo d'accordo. Ma no, di questi tempi non sono presupposti, neanche perché un 40% molto pesante di quello delle europee, come Nanno ci insegna, perché con un tasso di partecipazione molto più alto. Certo, questa è stata anche la ragione della sconfitta, però caspita, sono andati a votare 13 milioni e mezzo, un dato che non abbiamo mai beccato, dicendo sì a quel progetto, ma sì a quel progetto là. Oggi invece, se tu mi dici è il progetto era sbagliato, fatemi capire, era sbagliato perché è stato sconfitto, e questa è una cosa strana, perché allora è sbagliato tutta tutta la piattaforma dei democratici in America, perché è stata sconfitta da Trump. Io non la capisco questa regola della democrazia. Una cosa è dire chi vince comanda, e quindi accomodatevi adesso. Un'altra cosa, c'eravamo sbagliati. Ma come c'eravamo sbagliati? Io non penso affatto che ci siamo sbagliati. E la prova della
situazione attuale è che in questa situazione non si riesce a governare. Comunque, lui non si capisce quando dice abbiamo perso, straperso, stra non so, ma cosa? Cosa? Secondo me lui che ha perso un po', come si dice, la lucidità del libro. Perché a questo punto la critica che io sento in giro è comprensibilmente anche fra molti, quelli che appunto hanno votato con convinzione, eccetera, dice vabbè ho capito, ma lui adesso poi che cosa mi rappresenta? E non è un problema da poco. Renzi oggi ha un problema di messaggio e non è che lo recuperi con la Leopolda facendo il passaggio da lì a noi, facendo un po', perché poi il popolo è quello che notoriamente si regge, cioè pochissimo, e per come si muove, e deve trovare, tu ce l'avevi il messaggio, dici questa è la mia piattaforma, questa è la cosa che bisogna fare, è stata bocciata, io vado avanti, ci vediamo al prossimo turno. E invece così non si capisce più bene lui che cosa rappresenta. E su questa domanda, diciamo così, che sarà evidentemente quella dei prossimi mesi, prossimi anni, io lascio la parola a Marco da Milano. Grazie. Anch'io ringrazio, meglio. Allora, intanto grazie al professor Marco Salvatore e a tutti voi per questa bellissima mattinata. Prefetti, ambasciatori, generali, vertici dei servizi segreti, co-presidenti di commissione parlamentare, quando li vedi tutti insieme, il contesto di Leonardo Sciascia, tutti insieme riuniti in un solo salone, tu vedi che sono quasi tutti uomini. E sono uomini tutti vestiti uguali, tutti vestiti blu. Sono lo Stato e ogni anno il Presidente della Repubblica fa gli auguri alle alte cariche dello Stato e nelle ultime file ammessi un po' come scocciatori, ci siamo anche noi giornalisti con il quaderno o l'iPhone in mano. A un certo punto quest'anno era appunto il 20 dicembre, non è un incontro rituale perché si è appena conclusa la crisi, il governo Gentiloni è nato da pochi giorni, in fretta e furia come ricorderete, appena pochi giorni prima sempre siamo stati invitati alle 8 di sera al giuramento del governo Gentiloni che avviene in 12 minuti, in tempo record, in punta dei piedi, in genere si fa prima i pigi della sera per avere le immagini, per dare agli italiani la lieta notizia che gli italiani hanno un nuovo governo e il governo ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica. Lì viene deciso di farlo dopo, il giuramento comincia alle 20:10, certo in diretta per i principali pigi, ma il senso è un governo fragile, quindi facciamolo in pochi minuti, in punta di piedi, notturna, e poi andiamo a casa, ricominciamo a lavorare. E poi c'è stato ovviamente il 4 dicembre. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, comincia un discorso sempre molto formale, molto rituale, ma a un certo punto dice una cosa che mi colpisce, e dice queste parole. Il testo vigente, conservato inalterato dal voto popolare, costituisce la Costituzione di tutti gli italiani che tutti dobbiamo amare e rispettare. Ora, a parte questa sottolineatura quasi cacofonica, una allitterazione, costituisce la Costituzione, ma tutte queste parole pesate e pesanti vanno a dire una cosa molto precisa. Il testo conservato inalterato dal voto popolare vuol dire che game over, è finita la partita delle riforme, della riforma, ed è finita, non dico per sempre, perché qui il per sempre non esiste mai, però diciamo, non parliamo più di riformare la Costituzione, perché a questo punto il testo è stato conservato inalterato, quindi invariato, non adulterato, non cambiato, non modificato, insomma il testo della Costituzione del 1948, quello è, l'hanno voluto gli italiani e quello resterà. E a questo punto non ci resta che questa Costituzione amarla e rispettarla. Ora, tutti amano e rispettano la Costituzione, tutti proprio no, insomma c'è anche qualcuno che voleva sbregarla, voleva stracciarla, voleva... Ma qui, il 4 dicembre, non si parlava della Costituzione che abbiamo tutti in testa, cioè gli articoli, la prima parte, gli articoli
la sovranità appartiene al popolo, la sovranità pubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli, l'uguaglianza, la libertà. No, si parlava più prosaicamente della seconda parte, quella sul funzionamento, sulle regole, sul CNEL, quindi non si parlava di principi epocali per cui i nostri padri, i nostri nonni hanno anche sacrificato la vita durante la lotta partigiana. Si parlava di qualcosa di molto più prosaico e anche più noioso. E tuttavia, qui si dice, basta, è stato osservato inalterato. Allora, il punto però è un altro, che fino alle 22 del 4 dicembre 2016, da una parte e dall'altra, perché anche nel no si era invece detto che questa Costituzione andava assolutamente riformata, perché quella parte lì, non quella della prima parte, la seconda parte, non era assolutamente adeguata a affrontare i grandi nodi provocati dal cambiamento della nostra società e dal cambiamento del mondo e dal cambiamento dell'Italia. E allora a questo punto resta il punto interrogativo: cosa si fa se si è detto prima che era assolutamente necessario cambiare e ora si dice non si può più cambiare e forse addirittura non si deve più cambiare? Ora, questo passaggio, Mauro parlava degli ultimi 20, parlava della crisi che comincia 25 anni fa, poi però arriverò anche, spero abbastanza rapidamente, ai nodi di questi giorni, di queste settimane. Ma questo passaggio della riforma comincia addirittura molto prima, e comincia esattamente, quindi parto da dove ha concluso Mauro, parte quando i partiti entrano in crisi. Il primo a parlare di grande riforma nel 1979, scrive un articolo il 28 settembre del 1979 che si intitola Ottava legislatura, quindi stiamo parlando della preistoria, è il segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, che dice, scrive in questo articolo, una legislatura nata sotto cattivi auspici vivrà con successo se diventerà la legislatura di una grande riforma. E stiamo parlando di quale legislatura? Quella che comincia nel 79, quella dopo l'omicidio di Moro, tanto per capirci, quella dopo la fine della solidarietà nazionale, il governo democristiano tenuto in piedi dal voto favorevole del Partito Comunista, quindi evento del Partito Comunista guidato da Enrico Berlinguer, quindi un evento epocale. E dopo i primi incarichi, dopo il 1945, di formare il governo a Ugo La Malfa prima e Bettino Craxi da parte del presidente socialista Sandro Pertini, cioè altra riforma non attuata, ma poi arriveranno qualche anno dopo governi guidati da un non democristiano, quando dal 1945 in poi i governi erano sempre stati guidati da un democristiano con la DC, che era il partito egemone del governo. Perché c'è questo tema della grande riforma? C'è intanto per una questione sociale, perché in quegli anni 70, fine anni 60, anni 70, l'Italia è cambiata e quei partiti lì non riescono più a stare dietro al cambiamento. Due, perché c'è un tema tipicamente politico istituzionale. La democrazia italiana è bloccata, non si riesce ad avere una normale alternanza di governo laddove tutti gli altri paesi europei hanno un'alternanza di governo. Certo, c'è il Partito Comunista, il Fattore K, la Guerra Fredda, Yalta, l'Unione Sovietica, Brezhnev, c'è tutto questo, ma c'è anche un sistema istituzionale che, proprio perché c'è tutto questo, deve trovare un modo per cui, anche se la democrazia è bloccata, comunque tutti contano qualcosa e quindi contano anche quelli che per ragioni internazionali non possono andare al governo. La grande riforma si propone quindi di sbloccare la democrazia. Non da solo, non Craxi. Craxi poi è un problema suo molto specifico e piccolo, e quindi se sblocca qualcosa dà la possibilità a un piccolo di diventare grande o di diventare forte o di guidare lo schieramento che è alternativo a quello della democrazia cristiana. Lì nasce il nuovo. Ecco,
nasce, si chiama riforma, ma si potrebbe chiamare anche il nuovo. Proprio perché quei dati che ci ha fatto vedere prima Nando Pagnoncelli della volatilità dell'elettorato, se li trasferissimo invece nelle elezioni che vanno dal 1946 al 92, la situazione sarebbe praticamente l'opposta, cioè l'Italia era il paese più stabile d'Europa, gli scostamenti elettorali erano minimi, non c'era mai una si gridava la vittoria se hai preso 0,5 in più e si entrava in una cupa depressione che hai preso lo 0,5 in meno, ed era un po' come un derby continuo tra squadre che lottano per non retrocedere, cioè il grande successo era aver superato i liberali per i repubblicani, aver superato i socialdemocratici o di non essere andati sotto il 10% per i socialisti, insomma le valutazioni del voto erano più o meno queste. Cosa succede in quegli anni lì? Comincia a non reggere più questa situazione e quindi il nuovo è innanzitutto una bandiera sventolata per dire sblocchiamo la situazione. E visto che si fa molto fatica a fare partiti nuovi, si dice facciamo nuove istituzioni. Questo intanto è un filone che ci porta anche a oggi. Le istituzioni sono il problema, spesso sono considerate anche la scorciatoia, cioè, o meglio, l'unica cosa da fare, non riuscendo a fare tutto il resto, partiti nuovi, classi dirigenti nuove, programmi nuovi, un nuovo modo di stare dentro la società che ovviamente non può essere quello degli antichi circoli, delle antiche sezioni e dell'antico collateralismo di quando esisteva tutta una sarabanda di sindacati, circoli ricreativi, circoli sportivi, veri e propri stati negli stati, cioè avevano addirittura l'ufficio turistico del partito, per andare in vacanza non andavi dal partito o andavi all'Azione Cattolica perché c'era il centro turistico che ti faceva il tour. Non è soltanto Craxi in quegli anni che parla di nuovo, se uno va a vedere ne parla Ciriaco De Mita, fa un'intervista con Calfari, dice l'alternativa non è più tra destra e sinistra ma tra vecchio e nuovo, ed è l'11 aprile 1983, cioè Dio ci perdoni, antichissimo. In quel momento Beppe Grillo, un comico, viene invitato la sera delle elezioni dove De Mita perde 2 milioni di voti, il 6%, la DC quindi tracolla da vicino al 40%, tracolla ad andare vicino al 30%, ed è il primo grosso scossone anche elettorale della Prima Repubblica. Quel pomeriggio Beppe Grillo viene invitato dal TG1 a commentare i risultati elettorali e lo fa da comico. E a proposito di quello che si diceva prima, che c'è sempre qualche sezione elettorale che dà speranza anche quando tutto ti butta giù, lui dice no, aspettate, devono arrivare ancora i risultati delle sezioni di Lourdes e di Fatima, per dire che c'è ancora qualche speranza, cioè si spera nel miracolo che salvi la DC d'altra cosa. Tutta questa roba, il nuovo inizio, ovviamente nel tutto quello che prepara il 92-93 viene esaltato, c'è il nuovo inizio di Occhetto, il nuovo nome, il nuovo simbolo, il nuovo partito. Ci sono dei momenti anche di istituzionali come l'elezione diretta dei sindaci, che quello sì è un nuovo che per le città significa un'effettiva cesura, un effettivo cambiamento, ma il sistema istituzionale italiano, nazionale, invece non arriva. Il 4 dicembre 2016 questa roba è finita la riforma ed è finito forse anche il nuovo. Peraltro non da soli, non soltanto in Italia, perché tutto quello che è stato diciamo nuovo per la mia generazione, la globalizzazione, la rete, l'Unione Europea, tanto per dire tre cosette qualsiasi, tutto quello che ci ha appassionato negli anni 90, negli anni 2000, è come se fosse diventato sinonimo di crisi, quindi la crisi più globale. La globalizzazione era quello che ci doveva mettere in contatto con il mondo. No,
è diventato quello che ci porta il terrorismo, l'immigrazione, la crisi economica e perfino le epidemie in casa. La rete doveva essere l'agorà, quello che ci faceva conoscere tutto istantaneamente, scavalcando lo spazio e il tempo. No, della rete, se guardate il dibattito non solo italiano, perché anche l'Economist ha dedicato una copertina a questo tema mesi fa, è diventato il regno dell'odio, delle fake news, delle menzogne. La rete non è più il veicolo della libertà, è il veicolo delle menzogne. Adesso naturalmente vado a spanne. L'Unione Europea, non ne parliamo, non c'è neanche bisogno di dire che cosa è diventata l'Unione Europea. Io sono di quelli che ha fatto l'Interrail, il progetto Erasmus, eccetera, eccetera. Adesso l'Unione Europea è quello che sappiamo, il capro espiatorio praticamente di tutte le opinioni pubbliche nazionali. Da noi il nuovo è morto e torna il vecchio, torna la prima repubblica. Debito pubblico, scissioni ogni settimana, proporzionale, che non è una legge elettorale, è uno stato esistenziale, come dice Charles il giardiniere, che però il Terzo inoltre il giardino, e l'ultima scena dice la vita è uno stato mentale. La proporzionale, prima di essere una legge elettorale, è uno stato mentale, è quella cosa che ti permette di dire ma io se anche ho l'1% sopravvivo, mi siedo lì, chi è il mio nemico? È la destra? Se sei di sinistra? No, è quello che o è più a sinistra di me o è meno a sinistra di me, secondo 50 sfumature impercettibili di sinistra. E quindi soltanto nell'ultima settimana abbiamo il PD. Però all'ingotto parlano prevalentemente gli ex DS, perché bisogna far vedere che all'interno della mozione Renzi ci sono anche Orfini, Luigi Berlinguer, Beppe Vacca, Biagio De Giovanni, perché se no lasciamo la sinistra agli altri. Poi c'è la mozione Orlando che dice naturalmente più a sinistra della mozione Renzi, no, beh, noi siamo addirittura tutti ex DS, quindi Zingaretti, Pettini, eccetera. Poi ci sono gli scissionisti che dicono ma no, ma qua la mozione Renzi e la mozione Orlando sono di sinistra siamo noi che siamo usciti, siamo veramente di sinistra, e quindi D'Alema, Bersani, Speranza, eccetera. Poi ci sono quelli di sinistra italiana, dico di sinistra voi, ma se state tenendo in piedi il governo Gentiloni, quindi siamo più di sinistra ancora noi, e così via di scissione. Poi c'è il campo progressista, che è sfortunatissimo perché nasce per riunire in un momento in cui tutti si dividono, quindi è rimasto senza nessuna identità, tranne che diventerà l'identità di quelli che dicono gli altri dividono, noi uniamo, lì parte un'altra filiera di scissioni tra chi è più divisivo e chi è più unitario, e chi più sei unitario più naturalmente dividi. Allora, questo è lo stato mentale in cui ci troviamo a che fare, ma in una repubblica dei partiti, la prima repubblica, diceva Pietro Scoppa, la repubblica dei partiti, noi avremo la prima repubblica senza partiti e probabilmente senza neanche persone. Perché la questione Renzi, ecco, io poi volevo dire anche qualcosa sul Movimento 5 Stelle, ma vado molto, molto rapido. La questione Renzi. Io seguo il ragionamento di Mauro fino appunto al 4 dicembre 2013, quando la Corte Costituzionale leva a Renzi la possibilità di andare alle elezioni direttamente. A questo punto c'è un video, lui sceglie di far cadere il governo Letta, di andare subito al governo. Ecco, io penso che quello sia stato invece la madre di tutti gli errori. Forse non si poteva fare altro, forse non c'erano alternative. Anche se Renzi, una cosa che mi era sempre piaciuta di lui, era un leader che rispetto a uno stato di necessità, perché i leader della sinistra tradizionale hanno fatto dello stato di necessità anche più una categoria, dobbiamo cambiare il nome del partito, è caduto il muro, uno stato di necessità, dobbiamo fare il Partito Democratico, è uno stato di necessità se lo perdiamo, è tutto uno stato di necessità. La politica è anche la possibilità di cambiare lo stato di necessità. E una cosa che mi è sempre piaciuta di Renzi 2012-2013 era
questo tentativo di cambiare lo stato di necessità. Lui per uno stato di necessità si trova a fare il governo. Avrebbe potuto fare altro? Non lo so, ma secondo me quello è l'errore capitale da cui nascono tutte le altre, da che ci porta poi al 4 dicembre. Perché? Perché in quel momento il voto del 2013 per il Movimento 5 Stelle, come dimostrano i dati di Nanno Pagnoncelli di poco fa, non era ancora consolidato, era un voto volatile. Ed era più la risultante del no agli altri partiti, del vaffa agli altri partiti, mettiamola così, che arrivavano sia dal vaffa di quelli delusi da Berlusconi, il vaffa di quelli delusi da Bersani e del vaffa di quelli che non andavano a votare, e fondato sulla figura di Beppe Grillo, che aveva fatto quella campagna elettorale tutta fondata sul suo corpo, piazza per piazza, piazze che si riempivano sempre di più fino ad arrivare alla sera, al venerdì prima del voto del febbraio 2013, in piazza San Giovanni, stracolma di gente, mentre a 100 metri da lì c'era Bersani in un teatro prestigioso ma piccolo, l'Ambra di Ovinelli, e ricordo che uno dei compagni mi disse addirittura, io dico ma adesso vado a sentire Grillo, e lui mi disse i compagni ci dicono che non c'è nessuno, girati l'angolo e c'era una piazza, soprattutto piazza San Giovanni, quindi una piazza storica della sinistra, straboccante di gente, per dire che uno poi crede un po' a tutto quello che si racconta. Però in quel momento il consenso era ancora volatile e Renzi probabilmente poteva beneficiarne, anche perché Renzi non era lontano dai sentimenti di un pezzo di elettorato del Movimento 5 Stelle che chiedeva un nuovo ricambio. La rottamazione non era una parola d'ordine così lontana dal vaffa dei, al di là dell'italiano o della parolaccia o del... E infatti la classe dirigente del PD, Bersani in primis, così lo percepiva, come una specie di Grillo in salsa toscana, un po' più abbellito, un po' meno buffonesco, ma alla fine la stessa cosa. Si può immaginare quel risultato delle elezioni europee avrebbe potuto, se fosse stata una consultazione politica, avrebbe avuto lo stesso risultato? È inutile porsi questa domanda. Di fatto Renzi, per andare al governo subito e non fare l'altra strada, cioè l'altra strada era: signori, questa legge elettorale è incostituzionale, l'ha detto la Corte, facciamone una subito e andiamo a votare subito, altrimenti io insieme a Grillo, diciamo così sarebbe andata, aprirò una campagna di delegittimazione di questo Parlamento, che non è riuscito a eleggere il Presidente della Repubblica, fa parte di una legge elettorale, è stato eletto con una legge elettorale incostituzionale, tiene in piedi un governo di larghe intese con Enrico Letta e con Berlusconi, che è stato appena espulso perché è condannato. Allora, rispetto a questo rischio c'è stato un patto tra Renzi e il sistema. Se vogliamo dare un nome al sistema, diamoglielo pure, si chiama Giorgio Napolitano. C'è stata una sera che sapevamo tutti che Enrico Letta, che era a inaugurare le Olimpiadi di Sochi, le Olimpiadi invernali in Russia, doveva tornare il lunedì e andare a cena con Giorgio Napolitano al Quirinale. Quella sera c'è un incredibile shakespeariano cambio di commensale, Enrico Letta non va più al Quirinale e al suo posto va Matteo Renzi, viene invitato a cena, e a quel punto il corso delle cose cambiano, perché nasce questo governo, e questo governo, nascendo da un patto, ha un vincolo molto preciso. Il vincolo è: la legislatura arriverà al termine e durante questa legislatura si faranno le riforme. Renzi era il leader competitivo, era quello nato per fare le elezioni e vincerle, non ha più le elezioni perché la Corte gli ha tolto la legge elettorale. A quel punto lui decide che andrà a votare nel 2018, quindi molto più tardi. C'è la legittimazione delle elezioni europee molto forte, ma poi ci sono tutti gli altri anni e c'è la riforma. Altro errore, la deriva autoritaria. Io sono di quelli che pensa che se di deriva autoritaria bisognava morire,
si poteva volere di deriva autoritaria alla stragrande, provando a riformare la Costituzione in senso presidenziale, ma seriamente, pesi, contrappesi, limiti di mandati, conflitto di interessi, un Parlamento forte che controllava il governo, il Presidente, adesso non entro nei dettagli, eletto direttamente dal popolo, e quindi non un Consiglio Comunale, non le elezioni del Consiglio. Tutto questo invece viene fatto in modo mascherato e quindi, diciamo pure un po' in malafede, come si fanno, come sempre, quando c'è una cosa mascherata, poi non riesci bene a spiegarla. Perché basta, secondo me, un altro modello di riforma, cioè il modello per svuotamento. Questo è un sistema ed è un paese che ha disperato bisogno di istituzioni forti. La riforma costituzionale bocciata nel 2016, a mio avviso, non rafforzava le istituzioni ma le indeboliva, lasciandone una in piedi molto forte, quella del governo, a patto che fosse rimasto in piedi l'Italia. Per tutta la campagna elettorale si è detto non si vota sull'Italicum, si vota sulla riforma. Il giorno dopo si è detto beh, a questo punto tornerà la proporzionale perché la riforma è stata bocciata. Ma l'Italicum no, beh, ma anche l'Italicum di fatto. Cioè il combinato disposto su cui si sono battuti Bersaniani eccetera, poi è stato fatto proprio anche da Renzi, un minuto dopo la bocciatura della riforma, perché il combinato disposto c'era, ma se il combinato disposto doveva essere fatto in modo sotterraneo, tanto valeva provare a farlo in modo alla luce, con la luce che c'era prima, alla luce del sole. Anche per non lasciare equivoci, anche per non lasciare margini di ambiguità e anche per permettere a tutti quelli che volevano mobilitarsi per una riforma forte dello Stato, quindi tutte istituzioni forti, forte il governo, forte il Parlamento, forti le autonomie, non dico forti le regioni perché mi vengono i brividi, diciamo forte un sistema di autonomie. Ecco, per chi sognava un sistema in cui la grande riforma, la riforma fosse questa roba qui, cioè un rafforzamento complessivo di tutte le istituzioni, che poi il modello americano che sopravviverà a Trump ci insegna che poi è quello il senso che trasforma un sistema politico, permette a un sistema politico forte di dare forza a un intero sistema paese. Ecco, invece io penso sia stato fatto questo tentativo di riforma per svuotamento. Ora, qual è il problema? Il problema è esattamente quello di cui si parlava prima, di cui parlava prima Mauro, perché dopo che tu sei stato sconfitto su questo modello, non puoi improvvisamente cambiare le regole. E ad esempio alcune cose che sono state dette al Lingotto una settimana fa a me preoccupano. Si è parlato del PD, l'ha detto Renzi, come argine della tenuta democratica del paese. Questo è qualcosa che va diametralmente opposto al bipolarismo, alla democrazia competitiva. Io capisco, ormai le parole vengono dette così tanto per dire, ma l'argine che cos'è? E questi giorni su tutti i giornali, con la nostra classica scarsa fantasia su a proposito dei risultati dell'Olanda, si è detto la Liga olandese, certo, i Paesi Bassi hanno la Liga, vabbè. Però che cosa non abbiamo brillato per fantasia, ma che cos'è la diga, l'argine, queste sono cose ferme, anzi sono proprio i muri che vengono alzati per impedire che ciò che è mobile, l'acqua, il fango, la frana, la valanga, si vengano bloccate. Quindi già dire io sono l'argine mentre per anni sei stato l'uomo che corre, sei stato ti sei proposto come il motore, quello che rimetteva in moto il paese, il sistema, eccetera, significa dire qualcosa di esattamente opposto alla tua funzione precedente. Qual è cosa, l'argine contro cosa? Contro il Movimento 5 Stelle, contro i populismi, contro l'ondata, c'è sempre la diga contro l'ondata. Ora, intanto lasciare al Movimento 5 Stelle l'immagine dell'onda,
mentre tuffa gli argini, è già una anche simbolicamente è già un cambio di scena. E poi che cos'è questo Movimento 5 Stelle in questo momento? Più che un partito, non è un soggetto politico, uno spazio politico, continua a essere uno spazio politico, ha provato a diventare partito nel 2015-2016 quando Beppe Grillo aveva fatto un passo indietro e Casaleggio aveva in testa un'idea molecolare del partito, l'uno vale uno, ma soprattutto l'idea che contro l'uomo solo al comando Renzi bisognava mettere in campo tante leadership locali, tanti personaggi, tanti volti, tante figure. E per quanto noi ci ostinassimo a dire che il candidato premier sarà Di Maio è inesistente, è una astrazione mediatica, ma il Movimento 5 Stelle non l'ha mai riconosciuto come candidato premier. La verità è che l'idea di Casaleggio era tanti piccoli indiani, tanti lilliputiani contro il Gulliver del sistema. Casaleggio non c'è più, Beppe Grillo è tornato, lo vediamo in questione quanto sia tornato, addirittura è stata depennata la candidata sindaca di Genova eletta dalla base con una motivazione assolutamente apolitica, fideistica, appartiene al terreno della religione, vi dovete fidare di me, so che è una scelta che a voi non andrà bene, fidatevi. Una questione di fiducia, direi una questione di fede, non è più che una fiducia laica, una fede religiosa, che dice però come questa ondata una cosa sola teme davvero, cioè quello che dicevi prima tu, la scelta. L'ondata teme solo una cosa, la scelta, l'essere messo nelle condizioni di scegliere, sia sul piano del governo. Io lo vedo a Roma tutti i giorni, ogni scelta è una catastrofe, ogni volta si prende una decisione di qualunque tipo, quella grande, lo stadio, le Olimpiadi, una piccola, le buche, una nomina, qualsiasi, c'è una divisione, perché uno spazio e non un partito, e quindi lo spazio diviso provoca immediatamente qualche convulsione. Una sola cosa tiene insieme l'ondata, l'argine. Perché l'argine per paradosso fortifica l'ondata. Allora, da questo punto di vista, chiudo davvero perché sono già stato troppo lungo, torniamo al tema degli anni 70, della fine degli anni 70. La riforma serviva a sbloccare la democrazia bloccata. Ora non abbiamo una riforma o le riforme, abbiamo una nuova democrazia bloccata, perché quando si dice qualcuno non può o non vuole andare al governo, perché io penso al Movimento 5 Stelle non voglia assolutamente andare al governo, e in ogni caso crea un problema in cui i due poli su tre o si alleano o consegnano il paese all'ingovernabilità. E allora questo crea di nuovo una situazione in cui l'uomo non ce l'hai, la riforma non ce l'hai, hai un ritorno al vecchio, e in questa situazione naturalmente sguazzano quelli che vogliono la restaurazione. La restaurazione poi di cosa? Perché qui siamo dentro appunto una situazione internazionale molto cambiata rispetto a quello di 30-40 anni fa o anche soltanto di 20 anni fa. Una situazione in cui, ad esempio, il debito pubblico non è una leva possibile, perché l'Europa ti chiede già 3,4 miliardi ora e nella legge di bilancio di settembre potrebbe chiederti molto di più. Non è possibile la svalutazione della lira, che non esiste più, a meno che non andare sulla dottrina Berlusconi delle due monete che circolano insieme, ma è uno scenario bellico, infatti dice le amlire era uno scenario dei primi mesi del dopoguerra. Quindi quella strada non ce l'è più, non è più la strada della rottamazione, perché è un'altra parola uscita fuori corso,
Quindi hai la restaurazione impossibile, la rottamazione non sta tanto bene, per citare Woody Allen, resta una strada molto complicata che è quella della rigenerazione, che è una parola di moda nel dibattito politico spagnolo, la regeneración, che è il tentativo di ricostruire una democrazia diversa rispetto a quella della transizione, però è un po' il tentativo che stanno facendo anche in Francia i due partiti su cui si è fondata la Quinta Repubblica, probabilmente nessuno dei due arriverà al ballottaggio. Quindi noi siamo in questa situazione. E la rigenerazione è una cosa molto lenta, molto complicata, perché richiede classe dirigente. E quindi torniamo alla questione amministrativa, torniamo alla questione partito, torniamo alla questione primarie truccate, candidati a loro insaputa. A Genova si fatica a trovare, tutti i partiti faticano a trovare un candidato sindaco, il PD, il centrodestra e il Movimento 5 Stelle l'aveva trovato ed è stato segato. Torna alla questione dei territori, lo dico solo a passare, ma tutto quello che è successo a Napoli la scorsa settimana può anche essere letto oltre, diciamo, alla schizofrenia del sia Salvini, poi no, poi sì, agli scontri di piazza, è che nel vuoto di rappresentanza la cosa che resta, e qui anche ancora una volta Diamanti ce l'ha sempre spiegato molto bene, quello che resta quando il cielo delle idee si è sgomberato, resta la terra, il territorio. Quindi la cosa più semplice da dire è: io prima di tutto cosa sono? Sono Napoli, sono il nord, sono il sud, sono la Padania, sono la terra, affondo le radici qui. E poi richiede classe dirigente un progetto più che un programma e un'organizzazione nuova, altro elemento su cui non ci si è spesi minimamente, e una certa visione. Tutto questo non è più la scorciatoia delle riforme, non è la scorciatoia della leadership personale, e quindi il quesito, ma qui anch'io chiudo con la domanda, è se gli attuali leader nel loro complesso siano in grado di rispondere a queste domande e diventare motore di una rigenerazione, invece di restare argini a quel punto di forza, non tanto della tenuta democratica quanto argini della loro rendita di posizione di potere, che sarebbe veramente una metamorfosi molto rapida e molto dolorosa delle leadership innovative degli ultimi anni. Io voglio veramente ringraziare per questa bellissima mattinata con queste relazioni molto interessanti che ci hanno aperto una visione ancora un po' più colpa, ma sulla quale speriamo di poter lavorare per avere una soluzione. Grazie ancora Marco D'Angelo, grazie anche alla Costella, ci vediamo sabato.